la sopporto più. Parla, parla, parla. Non mi finirà a sentire. Oggi, tra le tante cose che diceva, diceva che Silla è carino perché fa gli straordinari e non te le segna. Beh, ma tu lo sai com'è fatta Giulia. Sta solo cercando di farselo diventare simpatico. Così fa peggio. Chi fa gli straordinari deve segnarli. Mica fare un piacere a me. Spiegalo alla tua collega, va? Io? Tu glielo devi dire. Stai tu di pattuglia con lei. Io oggi devo aggiustare il computer. Aggiusto il computer. Nata foto su monitor in ufficio. Questo è rotto, si deve buttare. Sempre peggio, mi pare. Antonio, c'è Stefano. Pure tu il vizio della cravatta allentata. Metti a posto la cravatta, Alfio. Hai sentito? Oggi la cravatta, domani un'altra cosa. No, quelli che stanno peggio sono lui e Pietro. Oh, Stefano, ti devo lasciare, sta arrivando il PM Menale. Boh, avevo appuntamento con Pietro. Ti tengo informato. Buongiorno, Donati. Ispettore Guerra? L'aspetta nel suo ufficio. Bene. Oh, dottor Menale. Commissario Pettinella. Che piacere rivederla, tutto bene? Abbastanza. Venga, venga, venga nel mio ufficio, venga. Donati dal bar, due caffè, come si dice, Dottore, non l'ho avverto l'ispettore Guerra? Non ci penso io, non ti preoccupare, l'avverto io. Prego. No. No, Pietro, sono nemmeno adatto, non ti posso dare una mano. Non è vero. Pietro, se parlo io, semino soltanto dei dubbi. No! Senti, Salvatore, io non ti sto chiedendo un parere, ti sto chiedendo collaborazione. Tu Paternò lo conosci meglio di tutti, e allora voglio che tu lo senta con me, per capire quello che dice. Per fare questo ci vuole gente con la mente pulita, serena. Io sono nemmeno adatto, perché io sono prevenuto nei confronti di Paternò e quindi non è possibile. Senti, al colloquio con Menale Paternò è stato chiaro, è stanco della solitudine ed è stanco di parlare alle pareti della cella. Lui può parlare benissimo e dirci delle cose inutili, lui ci può depistare, che ne sappiamo dove ci può portare, che ne sappiamo. Paternò ha paura e sta cambiando atteggiamento proprio adesso dopo quello che è successo in Sicilia. È strano, no? Menale ha ragione, sta chiedendo aiuto. Paternò, questo fa più il doppio gioco. Non è importante sapere quello che lui ci può dire, è capire quello che non ci vuole dire, che ci nasconde. Questo è importante, Pietro. Commissario, la vedo perplesso. Ma no, io mi domando solamente cosa dovrebbe spingere un boss come Paternò a fare una mossa del genere. Vabbè, l'importante ora è trovare una maniera per fargli lanciare il sasso. Sì. Sempre che non ritiri la mano, però. È importante che Paternò ci dica che vuole collaborare con noi. E lo deve dire. E non credo che sia un problema, no? No, no, no. Invece è questo il problema. Paternò non è uno che si gioca la vita così. Non se la gioca la vita così.
E quando tu andrai da lui questa volta, sarà completamente diverso dalle altre volte. È chiaro il discorso? Questo lo so. Sì. E lo sa anche Menale. Infatti lo sto aspettando per cercare di capire come muoverci, per attuare una strategia. Avete già pensato a una strategia? No. Scusi, dottore, forse ho capito male, ma il compito non è stato affidato a Guerra? Infatti è con Guerra che aveva appuntamento. Sì. Guerra, puoi venire un momento nel mio ufficio? Sto in riunione con Sciacca, stiamo parlando di Paternò. E sto aspettando Menale per lo stesso motivo. E io per lo stesso motivo ti sto convocando nel mio ufficio. Dottore, scusi, posso sapere chi è che ha affidato il compito a Guerra? Cafasso. Ah. Paternò ha già scelto Guerra un'altra volta. Quindi il dottor Cafasso ha ritenuto Guerra la persona più adatta. Però, commissario, questa cosa dovrebbe rimanere tra noi. Certamente. Sì. Ah, Pietro. Avevo detto a Donati di avvisarmi. L'ho fatto io, è lo stesso. Prego, accomodatevi. Allora, Pietro, hai idea di una prima mossa? Questo Serafini ci si può fidare? Giorgio Serafini fa l'agente alla penitenziaria da circa 20 anni. Ogni volta che abbiamo avuto bisogno di muoverci in quel carcere abbiamo usato lui. Silenzioso oggi, Paternò, nemmeno un po' di musica. La musica fa pensare che è come parlare da soli. Io sono stanco di parlare da solo. Questa non è una prigione, è una tomba. Ma se vi concedono perfino di ricevere visite? Visite? A questo punto resta da stabilire quando e con chi far avere il primo colloquio a Paternò. Suggerirei la moglie. Scusate. Pronto? Alfio, dimmi. Ah, vengo subito. È stato avvertito Romaglia, sì? Grazie. C'è stata una sparatoria davanti alla gioielleria di Piazza San Giacomo. Venga adesso.
tardi, da una decina di metri. Uno è fuoriuscito, ha colpito la carrozzeria ed è caduto a terra, eccolo qui. Beh, non è in buonissimo stato, però ne abbiamo un altro su cui lavorare. Speriamo che Mari ce lo consegni presto. Ha tutta l'aria di essere un agguato. La maglia, come sta la ragazza? Pare che il calmante stia facendo effetto. E ti ha raccontato qualcosa? Altese, così si chiama. Stamattina è arrivato prima del previsto, alle 9 in punto. Era con una valigetta, si è appartato, ha aperto la cassaforte e poi è uscito dalla gioielleria con la valigetta ben assicurata al polso. E che cosa conteneva? Questo non lo sappiamo. La ragazza dovrebbe fare un inventario, ma dice che le chiavi della cassaforte molto probabilmente ce l'ha lui addosso. C'è un sacco di cose interessanti addosso, la maglia, portafogli, cellulare, documenti, però per il momento non sono disponibili, devo ancora repertarli. Aspettiamo. La moglie è stata rintracciata? Non ancora, è irreperibile al momento, loro hanno una gioielleria in un altro posto, lei non è ancora arrivata al negozio, il cellulare è spento. Armando Altese, 56 anni, incensurato, proprietario di due gioiellerie in centro. Una è in piazza San Giacomo dove è stato ammazzato e l'altra in via Filangeri. Ah, più laboratorio di oreficeria in via Ferrante. Ha già subito un tentativo di rapina nel 97 e reagì sparando con un'arma regolarmente denunciata. Ha ferito gravemente uno dei due rapinatori. Il caso però è stato archiviato come legittima difesa. E il rapinatore che fine ha fatto? Attualmente detenuto in carcere ad Alessandria per spaccio di stupefacenti. Il suo compagno invece è morto per overdose nel 98. Brava De Luca, un razzo. A quell'epoca Altese aveva sempre questa valigetta legata al polso? No, però la dinamica fu completamente diversa. Non avvenne per strada, ma nel suo laboratorio. Piuttosto c'è un altro fatto curioso. Tre anni fa è stato fatto esplodere un laboratorio in via Falcone. Da parte di chi? Mai scoperto. È facile pensare al racket. Se Altese dopo quell'episodio non dovesse più aver ricevuto minacce, significa due cose: o che pagava il pizzo, o che aveva trovato un modo per non pagarlo senza avere rotture di scatole. E la moglie? Ramaglia l'ha rintracciata, se ne sta occupando e la sta conducendo in obitorio. Tra un po' la porterà qui da noi. Sentito degli spari, ma nessuno ha visto niente. Abbiamo un po' da divertirci qui. Da soli? No. Un bel Walter Battiston d'annata in questo momento di penuria con l'organico che abbiamo ci potrebbe sempre far comodo, no? Ma glielo dice lei? Ma perché tutti gli altri sono fuori uso? No, un'operazione di finissima strategia. Ho pensato fosse più opportuno che Guerra si occupasse di Paternò insieme a Sciacca. Sono contenta per Pietro. Spero che questo serva a rivedere un po' le cose. Allora, la moglie di Calogero mi si è avvicinata e mi ha detto: a te non te l'ammazzano, a te l'hanno messa al sicuro. E infatti è come qua, amore mio, hai un gioiello in cassaforte. Eppure ha ragione, l'ho maledetto il giorno che t'hanno portato qua dentro. Ma adesso non faccio altro che ripetermi che almeno sei vivo. Mezzo metro di cella. E un'ora scarsa di cielo quando è il mio turno significa essere vivo. Le medicine le prendi? Se non fosse per te avrei smesso da un pezzo. Non mi piace che disprezzi la vita.
disprezzo. Che stando qua dentro ho avuto modo di pensare, di considerare che alla fine l'uomo non è che una figurina delle mani del Padre Eterno. Facciamo parte di un disegno. Io questo ho sempre pensato del potere, che l'uomo è pittore e tutto il resto parte del suo quadro. E anche Calogero aveva la stessa convinzione. Ma ora ho capito, non è che dipende da noi. Non ha più nessuno su cui contare, Pietro. Non si fida più manco dei suoi picciotti. I patti stabiliti sono saltati e c'è un nuovo disegno su cui lui non ci si ritrova. Ma non ci pensare a Calogero adesso. Ha paura, sta chiedendo protezione. A me adesso serve una dichiarazione di intenti. E invece non faccio altro. E non solo perché è morto un uomo d'onore. Ma ci sono i suoi figli e i nostri, Carmelo. Non è la stessa cosa. Calogero ha lasciato in eredità la sua assenza ai suoi figli. E i nostri, eccomi qua. Ce l'hanno un padre? Ce l'hanno. E lo pensano in continuazione. Ma niente più come prima. E nemmeno io, che non ho mai parlato così tanto. E si vede che non è quello il tuo modo. Forse. Ma arriva sempre un momento in cui le parole diventano necessarie pure per uno che non l'ha mai usata. Ecco la tua dichiarazione di intenti. Figurati se non ti accontentava. Le sta dicendo a sua moglie che vuole parlare. Ti ricordi quando ti lamentavi che non ti facevo mai un complimento? Ma non è così che avrei voluto che cominciassi, Carmelo. No. Pigliati i vantaggi di questo cambiamento. Pigliati che ti dico che, nonostante il tempo, sei ancora una donna bellissima. Padre, no. Abbiamo finito. Non mi fa stare in pensiero. Mi raccomando. Pensi che mi lasceranno tornare ancora? Salvador, preparati, faremo nottata. Fortunatamente io soffro di insonnia. Avverto subito Menale. Antò, ho capito. Sì, grazie. La moglie di Altese non viene. Si è sentita male in obitorio. Tamaglia dice che è una messa in scena, ma ormai quello non si fida più di niente e di nessuno. Oddio, ha i suoi buoni motivi. Indovina che cosa ho qua? Non lo voglio sapere. C'è qualcosa che non mi torna. Altese è uscito dal negozio con una valigetta probabilmente piena di gioielli. E dopo un po' la commessa che fa? Ma la Dinardo non è una commessa, ma è la direttrice del negozio. E c'è una bella differenza. Di rapporti, di mansioni, di stipendio. Allora, lui esce. Lei sente gli spari. E anziché correre fuori per vedere quello che è successo, chiude la porta, inserisce l'allarme e tira giù mezzo saracinesco. Appunto. Forse una commessa non l'avrebbe fatto, ma una direttrice di un negozio ha una responsabilità tale. Da impedirle di agire distinto. Se uno ha il compito di proteggere un bene, lo fa a qualsiasi costo. È probabile che invece di essere istintiva è stata razionale. Pensa se anche noi agissimo solo distinto. Vabbè, se qualcosa ti tocca da vicino è difficile distinguere anche se fai il poliziotto. Questa cosa l'avrebbe potuta dire tranquillamente De Predis. Diamo un'occhiata da Pulati, va che è meglio. Quanta roba, eh? Allora... Ufficio, casa, laboratorio, sì. Laboratorio. Sì, dottore, qua. Va bene. Ti vuole Pettinella, è arrivata la Dinardo. Bene. Poco meglio. Insomma, mi sento in colpa. Se non avessi perso tempo a chiudere quello stupido negozio, forse li avrei visti in faccia. Mi dispiace. La signorina ci ha fornito il risultato dell'inventario. Dalla cassaforte della gioielleria di Piazza San Giacomo, Altese non ha portato via nulla. E allora come ha mai aperto la cassaforte? Non lo so. Ma mi scusi, signorina, come fa a essere sicura che Altese abbia aperto la cassaforte? Voglio dire, lei non l'ha visto mentre lo faceva. E allora come fa? Perché ha preso le mie chiavi. Altrimenti perché avrebbe dovuto farlo? Come le sue chiavi, scusi?
Evidentemente non aveva con sé la sua copia. Ho capito, ma gliel'avrebbe restituita, no? Si sarà dimenticato. E io non ci ho fatto caso. Non le porto mai con me, le tengo in negozio nascoste in un cassetto. Altese dimenticava spesso le sue. Che io ricordi non era mai successo. Quando ha scoperto che non aveva rimesso a posto le chiavi? Quando il suo collega mi ha chiesto di verificare che cosa mancasse. Ma se Altese avesse messo nella cassaforte, non lo so, giorno prima, magari, che so, qualcosa di cui lei ignorava l'esistenza, ecco, che stamattina è passato a ritirare. E quando l'avrebbe fatto? Ieri sera sono andata via per ultima e per ultima ho avuto accesso alla cassaforte. Non c'era niente di cui ignorassi l'esistenza, commissario. Quando è arrivata aveva già con sé la valigetta, vero? Sì, ma non al polso. Per questo ho immaginato fosse vuota. No. Ho ricevuto minacce? Se si riferisce a richieste di pizzo o cose del genere, no. Nessuna minaccia. E questo fatto con due gioiellerie come quelle e un laboratorio di quel calibro a lei non le è sembrato mai strano? Mi è sempre sembrata una fortuna, in realtà. Beh, questione di punti di vista. O di fiducia nell'onestà di chi si è accanto. Allora, Joe, per domani mattina. Menale c'ha qualche perplessità sull'importanza che può avere la morte di Calogero Conti. Insomma, c'è un grande lavoro da fare. No, però Pietro te lo fai da solo. Sciacca mi serve, il caso della gioielleria lì è diventato molto più rognoso di quello che sembrasse. Ma fammi capire, Gio, tu prima chiedi a Cafasso di mettermi sul paternò e poi che fai, mi levi una pedina importante come Sciacca. E poi tu lo sai quanto può essere importante la collaborazione di Sciacca, lo sai? Non ti preoccupare, mi serve per poche ore, poi magari Sciacca te lo restituisco, O speri in un risultato negativo. Grazie, Fernando. Dottore Battiston, Saverio Vitriani, piacere. Piacere mio, grazie per la disponibilità. E figuriamoci, con tutto quello che è successo, purtroppo non ho avuto ancora il coraggio di chiamare la moglie. Senta, quando è che ha visto Altese l'ultima volta? Ieri sera. È passato di qua verso le 18. Abbiamo parlato della resa sul mercato dei nuovi modelli e della possibilità di inserire dei nuovi disegnatori. Aveva appuntamenti in mattinata? No, ieri sera ci siamo lasciati, ci siamo rivisti questa mattina alle 10 per fissare le date dei colloqui. Alle 9 però era già in piazza San Giacomo. Sì, questo succede quando passa personalmente a ritirare gli incassi e poi a portarli in banca. Non è il caso di ieri mattina, mi pare. Quanto tempo è che lavora qua? 10 anni. Prima dirigevo la gioielleria di piazza San Giacomo, poi Armando ha creato il laboratorio e me l'ho affidato. E a piazza San Giacomo è subentrata la Di Nardo, giusto? Non proprio, prego. Cristina lavora per noi da più di 10 anni. Ha cominciato come commessa. E quando è cominciata questa storia? 2 giorni fa. Non si sono mai sentite così spesso queste donne. Potremmo ipotizzare questo. Allora, la Di Nardo potrebbe essere stata l'amante di Altese. La moglie ha scoperto tutto e l'addormentava. Non è possibile che tutto questo si riduca a una storia di corna. Senta, mai sentito parlare di minacce? No, non saprei. A parte l'episodio della gioielleria di via Filangieri, ma questo è successo molto tempo fa e credo che ne siate al corrente, no? E a proposito, perché allora il signor Altese non ha sporto denuncia? Non saprei, ma posso capirlo. Che senso ha sporgere denuncia contro ignoti? Tante volte gli ignoti rimangono tali proprio perché la gente non sporge denuncia. Mi scusi. Prego. Sì. Dunque, Battiston, qui ci sono delle informazioni che meriterebbero delle domande un po' più mirate. Beh, il tipo non è di quelli che si sbottonano facilmente, ma ci proviamo, dottore, mi dica. Dunque, 2 settimane fa, Altese ha intestato una delle sue società alla Di Nardo, a nome Altese Oro SRL. Ah, interessante. Ecco, capitale sociale 150.000 euro. Ora succede che da 2 giorni le due signore si sentono assiduamente cellulare a cellulare. A telefonare sempre la moglie, a rispondere l'altra. Quasi mai il contrario. Proverò a far fruttare queste informazioni. Aspetta che te ne do un'altra informazione prima che chiudi. Alle 8.45 di ieri mattina, Altese ha ricevuto al suo cellulare una telefonata da una cabina di via Grandi. Durata della telefonata
45 secondi circa. Allora sembra proprio che debba assentarmi io perché qualcosa si muova. Lo faccio sapere, dottore. Mi scusi, parliamo della valigetta. Lei non sa che cosa contenesse? No, ma ho predisposto un inventario, anche per il laboratorio, così, per scrupolo. Del resto, se Almando avesse preso qualche cosa, me l'avrebbe sicuramente detto. E poi, quando avrebbe potuto farlo? Questa notte? Lei e il signor Altese eravate molto legati, eh? Beh, non facevamo vita comune, oltre il lavoro. Ma io lo stimavo molto, e la cosa era reciproca. E la moglie? Ah, un ottimo braccio, come tutte le persone di cui si circondava. Ma la mente era lui. Senta, mi risulta che anche la signorina Di Nardo sia stato un ottimo braccio. Però io mi stavo chiedendo se la cosa potesse essere estesa anche a qualche altra parte del corpo, che so, cuore magari. Vuole sapere se erano amanti? Sì, lo erano stati. Come l'ho detto, la signorina Di Nardo ha cominciato a lavorare 10 anni fa con noi. Era una ragazza molto, molto bella. Beh, mi risulta che lo sia ancora adesso. È stata un'avventura ed è finita da un pezzo. E lei perché ne è così convinto? E lei perché sospetta il contrario? Perché ho un immaginario semplice. Ognuno regala quello che può. Magari un gioielliere regala le gioiellerie. Arrivederci. Arrivederci. D'accordo, no, hai fatto benissimo. Sì. Pettarello l'ha convocato per domattina. E io che ne so? No, niente. È mio padre. D'accordo, Walter, ci vediamo domattina. Ciao. È Massimo che mi ha fatto entrare, di ieri, eh? Io ho promesso che in 24 ore avrei fatto tutto quanto, e invece guarda tu come sto in ritardo. È che non è più lo smalto di una volta, bello mio. Massimo dov'è? È a fare la spesa. Ha detto che sei stufato di digiunare per colpa tua. Intanto siamo sposati da 4 anni e non ha perso un chilo. Vabbè, almeno poteva dirmelo che andava a fare la spesa lui al supermercato, così evitavo di fare una fila di mezz'ora. Che fai, ti fermi a cena? Certo, mi fa la carbonara, eh? Buona. Allora sgombra il tavolo qui che apparecchiamo, dai. No, aspetta, dai. È quasi fatto, mi manca poco, su. Papà, lo conosco il tuo poco. Ogni foto che devi piazzare è un ragionamento filosofico. Un album è un racconto. E se no, che serve? Vabbè, dai, allora metti questa, su. Non comincio a confondermi le idee. Quelle vanno dopo. Vabbè, piazza questa. Buona, non mescolarle. Qui ci stanno quelle che ho già scartato. E piantala, su, piantala. Se me li scombini, io poi devo cominciare tutto da capo. Un'altra volta. Oh. Papà, ma io questa la conosco. Eh? È pieno di gente di Bagnoli. No, no, io questa la conosco perché l'ho arrestata più di 2 anni fa. Ah. Questi ce li ho per il dottore Pettarella. Ecco pure i panini. Se sono altre informative ti voglio bene, incendiale, giuro che poi ti ripago io. Credo di non poter accettare. Ah, scusa, pensavo fossi Donati, dimmi. Ramaglia non c'è? No, è di pattuglia, Spanò di pattuglia, De Pasquale di pattuglia e Carbone di pattuglia. Mi sa che se ti serve qualcosa dall'ufficio ti devi accontentare di me. Allora, la vedi questa? Si chiama Luisa Marinoni, tassista di professione e spacciatrice per hobby. E sono stata dietro un sacco di tempo prima di riuscire a beccarla.
Le hanno dato 6 anni. Però queste risalgono a pochi giorni fa. E come mai? E come mai? Se mi aiuti a scoprirlo, intercedo per te presso la maglia. E ti porto pure a fare un giro sulla volante, però di nascosto, eh. Che? Sono già la barzelletta del commissariato? No, Francesco, è che sei arrivato in un momentaccio. Un momentaccio? E gli altri? Gli altri chi sono? No, ma gli altri non contano. Quello che mi interessa è questo qua, vedi? Dovresti riuscire ad identificarlo. Va bene. Certo che ci sa fare il tuo informatore con la macchina fotografica. Non è il mio informatore, è mio padre. È un piccolo laboratorio di fotografie Gio Bagnoli. In gamba, vero? Pare che possiamo mettere sotto controllo sia il telefono della Di Nardo che quello della moglie del gioielliere, eh? Ho parlato con Pietro. È stato un bel gesto, eh? Bravo. Vabbè, quello perché Pietro vede tutto come grondante di umanità. Probabilmente per lui ieri era un bastardo e oggi un bastardo pentito. Mentre invece cerco solo di fare il mio mestiere bene, quello per cui mi pagano benino, però. No, è stato un bel gesto, Giorgio. Vabbè. Oh, a proposito del tuo mestiere, invece, questo è il bossolo del proiettile che Maria ha estratto dal cadavere e questo è il bossolo che abbiamo trovato in archivio che apparteneva alla pistola di Altese. Guarda qui. Beh, ma coincidono, sono identici. Sono identici perché la pistola che ha ammazzato Altese è la pistola di Altese. Un momento solo. Un comodo. Ho camminato tutta la mattina, da sola, e non ho incontrato nessuno che mi conosca e che possa confermarlo. Signora, lei capisce che un'affermazione come questa, in un momento simile... Uscendo da casa, io non avevo idea che oggi avrei dovuto fornirvi un alibi. Dove teneva la pistola suo marito? Quando non la portava con sé, la teneva lì nel cassetto, insieme alle mie chiavi della cassaforte. Ed oltre al signor Altese, chi ce l'aveva le chiavi di quel cassetto? Io, come vede. E poi la moglie. Ha le chiavi di tutto. Come me, del resto. Armando voleva così. Veniva spesso qua la signora Altese? No, non ci vado spesso. Ma sono stata lì l'altro ieri sera. E quindi avrei potuto benissimo impossessarmi della pistola. Suo marito ieri mattina ha chiesto alla Di Nardo una copia della chiave della cassaforte. Come mai? Non ne ho idea. Ma a casa le sue non le ho trovate da nessuna parte. A me non ha detto di averle perdute. Mi ha semplicemente detto che non aveva le sue. E quando Altese ha aperto il cassetto per prendere le chiavi, lei dov'era? Qua, dove sono adesso. Quindi, se avesse preso anche la pistola, oltre le chiavi, lei se ne sarebbe accorta? Sì, immagino di sì. Ma io non lo so se c'era. Senta, l'ultima volta che ha guardato dentro il cassetto, la pistola c'era o no? No, non credo. È stato l'altro ieri sera. Dopo aver chiuso la cassaforte, per rimettere a posto le chiavi. Tolga una curiosità, signorina. Perché lei, dopo aver sentito gli spari, non è accorsa subito? Non pensavo che potesse trattarsi di Armando. Di solito, quando passava per andare via subito, non parcheggiava mai. Lasciava la macchina qua davanti. Magari non pensava di dover andare via subito. Non lo so, con me si comportava come se avesse fretta. Per questo ho immaginato che fosse salito in macchina e corso via subito. Un'altra cosa, quanto tempo è passato dall'uscita di Altese agli spari? Una decina di minuti, direi. Com'era suo marito quando vi siete salutati? Non ci siamo salutati. Io sono uscita di casa all'alba e Armando dormiva ancora. Come sono i rapporti fra lei e i collaboratori di suo marito, signora? Ottimi. Anche con la signorina Di Nardo? Anche con la signorina Di Nardo, sì. No, perché lei era al corrente, vero, del fatto che suo marito le aveva interessato? Ero al corrente. Se cercate un movente a mio carico, il denaro è quello sbagliato. Ne ho sempre avuto molto, con o senza Armando. E la gelosia, secondo lei, è un buon movente? Ultimamente non sono stata bene. Un atteggiamento premuroso, direi. Questo prospetto si riferisce alle chiamate in entrata sul suo cellulare. Quelle segnate in rosso sono quelle della signora Altese. Se considera che il prospetto è riferito soltanto agli ultimi 2 giorni. Ha ragione. È un atteggiamento premuroso.
Signorina Di Nardo, mi dica la verità sui suoi rapporti con Altese. Era la persona più cara che avevo. Parecchio cara, direi, per intestarle una delle sue attività. Le cose una volta raccontate si sporcano. Diventano uguali a quello a cui magari assomigliano e basta. Vabbè, lei mi costringe ad essere diretto. Lei e il signor Altese eravate amanti? No. Sono contento che abbiamo mandato voi, ispettore. Beh, paterno, io sono contento che la barriera che voi disegnavate con le mani tra voi e noi non ci sia più. Prima bisogna scendere a patti, stabilire le regole. No, tra noi non è possibile nessun patto, paterno. Tranne quello del rispetto reciproco. Quello che so è che se il più inutile degli abitanti di questa specie di mondo in cui mi avete rinchiuso venisse a sapere quello che sta succedendo qua dentro, avrebbe di che arricchirsi e io sarei morto. Le garantisco che le precauzioni prese sono... La prudenza non è una scienza esatta, dottore. E comunque non è per me che ho paura. Ho due figli, che hanno figli a loro volta, e una moglie. È per loro che ho deciso di parlare. Sì, ma perché ora? Perché è morto Calogero Conte. E quello che il suo omicidio comporterà fra breve. Il cambiamento di certe condizioni, mi pare evidente. Sì, però... Paterno, il rapporto che c'era tra voi e Calogero Conte e la vita stessa che conduceva non vi danno ragione. Che cosa state cercando di dire, ispettore? Sto cercando di dire che l'uccisione di un boss di medio calibro non può condizionare un territorio. Se siete portati a casa, la verità, io che pensavo. Oppure Calogero Conte non era una mente, era il braccio di una mente, difficile da eliminare. Avete parlato di reciproco rispetto. E allora è necessario che a un mio dare ne corrisponda per quello che vi compete uno vostro. Avanti, sentiamo. La mia famiglia deve essere allontanata da Cinisi e inserita in un programma di protezione. Vabbè, valuteremo la richiesta a partire dai rischi effettivi, Allora io, dottore, da parte mia valuterò se il silenzio non sia ciò che più mi si addice. E che più mi conviene. Paternò, quello che più vi conviene, paternò, è cominciare a dare un segno tangibile della vostra collaborazione. Voi ditemi come vi siete organizzati e io vi darò il mio segno tangibile. Guardia! Salve, come va? Bene, grazie. Il commissario Pettinella c'è? Ha fatto notte in commissariato per un'indagine. Stamattina voleva fare un salto a casa, ma testimoni da sentire, riunione. Alla fine ci è riuscito soltanto adesso. Ma secondo me il tempo di una doccia è... Alfio, la signorina ha fatto una domanda. Non dai chissà la biografia del commissario Pettinella? No, perché lei è molto gentile. Dove posso aspettarlo? Ma guardi, dove vuole. Posso prendere un caffè? Prego. Aveva un appuntamento? Non glielo ho chiesto. E chi ti ha detto che Pettinella abbia voglia di perdere tempo con lei? Guarda che la conosciamo. So benissimo chi è. E che questo non è un bar. Cosa è persa la misura? È per questo che sta andando tutto a rotoli. No, qua sta andando tutto a rotoli perché qualcuno ha fatto di tutto per rovinare questo commissariato. Alfio, ne abbiamo già parlato. Peggio per te. Se non hai nemmeno più voglia di ascoltare gli amici, allora stai proprio messo male. Alfio, basta così. Antonio. Io sono nessuno, ma mi fa rabbia perché mi pare che tutti vi state a guardare l'ombelico invece di fare qualcosa per risolvere la situazione. Francesco è nel suo ufficio? Dovrebbe. Sai a che punto sta con quella ricerca? Non sapevo nemmeno che stesse facendo la ricerca. Visto? Io non posso non imparare dagli errori. Ma che succede? Che succede? È tutto uno schifo. E non mi dire che sia giusto, perché ormai non ci rido più. Scusa, mi dai il cambio 5 minuti? Ho bisogno di una boccata d'aria. Non sto dicendo che non dovevi occupartene, Silla. Dovevi condividere con gli altri, è diverso.
Comunque ne parliamo un'altra volta. De Luca, vieni, vieni. Ciao, buongiorno. Prego. La Marinoni ha avuto un permesso di 72 ore perché potesse partecipare alla comunione del figlio. Ecco perché era fuori l'altro giorno. Ma se non gliene è mai fregato niente del figlio? Vabbè, può darsi che stando in carcere ha capito che le mancava. Oppure ha capito che se lo faceva mancare poteva ottenere dei bei permessi per fare nuovamente gli affari propri. Questa la vedo più probabile. Vabbè. Comunque, queste foto sono state scattate durante la cerimonia. E questo è quanto sono riuscito a trovare riguardo l'uomo che è con lei. Di Molo Vincenzo, spaccio, rapina. E brava la Marinoni. Ma quando glielo danno più un permesso, questa? Vabbè, se era per un saluto? Vabbè, comunque un detenuto in permesso non può frequentare altri pregiudicati, quindi... Ma che ne sappiamo che li frequenta? Però ci sono le foto, eh? Ho capito, ma una foto non fa frequenza. Ispettore, fino a prova contraria, lei per noi ha chiesto un permesso per la comunione del figlio. Per noi è innocente. Giulia, quella ha spacciato di tutto, pure ragazzini come suo figlio. Per cui... Vabbè, ho capito, sto zitta. Tanto, quando siamo 300 contro uno, sono sempre uno. Alfio, c'è un problema. Uno solo, dottoressa? Il mio telefono è impazzito. Se digito un interno, mi dà la linea esterna. E perciò non so... Vabbè, te lo spiego dopo, Scusa. Ciao, le intercettazioni danno i primi risultati. Sei carino, ti sei rimesso a nuovo. Solito. Ma chi ha fatto la mossa sbagliata, la moglie o l'amante? Ma io non so se è l'amante. So che la prima a chiamare è stata Cristina Di Nardo. Ha telefonato una decina di minuti fa. Ho già riversato la telefonata sul nastro. Trovi tutto nel mio ufficio. Che fai, te ne vai? Sì, vado via perché vado a fare un po' di spesa. Ho Cosmin a cena stasera. Ma quando un bel ferro da calza lì nel tuo ufficio? Che gli vogliamo far mancare un golfetto fatto a mano dalla dottoressa a quella povera creatura? Guarda. Cioè, anche tu vuoi provare l'emozione dell'adozione, Gio? Sai che ti dico, se mi chiama zia, uno di quei golfetti glielo regalo. Buongiorno, come va? Bene, non la disturbo, vero? E tanto non è per lavoro, è una visita di cortesia. No, è che non è un momento felice. La collega mi ha detto che c'è stata una telefonata importante. Non durerà una vita, è pur sempre una telefonata, no? No, ma noi perdiamo tempo, non tanto con i fatti, ma con le loro conseguenze, capito? Beh, io mi domandavo se si era fermato alla massima che gli ho indicato o se ne ha lette altre. Per quanto uno viva ritirato, diventa, quando meno se lo aspetta, creditore o debitore. Vede che oltre a averle lette ho cercato anche di dare una risposta. Se non fossi tornata? Me la sarei tenuta per me. Bene, mi scusi ma non posso più dedicarle altro tempo, Peccato, mi sarebbe piaciuto invitarla a cena fuori stasera. M'ha fatto tanto, tanto piacere rivederla. Si prenda cura di sé, mi raccomando. Non è stata la prima volta che ci hai sentiti discutere. Le cose assumono un altro aspetto adesso. Ma che cosa credi? Che l'abbia ammazzato io? No, ma credo che tu sappia perché è morto in quel modo. Non ti rendi nemmeno conto, guarda, del male che mi stai facendo. No, sei tu che non ti rendi conto. Io voglio capire che cosa mi nascondi. Smettila, ma che cosa vuoi che ti nasconda? Quanti gioiellieri conosci a Napoli che hanno la stessa vita facile che ha avuto Armando? Da quando la polizia me l'ha fatto notare, non penso ad altro. C'è il tribunale, c'è da portare avanti tutto quello che Armando aveva cominciato. Tu a questo devi pensare. Io non lo so se voglio andare avanti. Così lo ammazzi un'altra volta. Non mi importa. Se è come penso, non mi importa neanche che sia morto. Sei tu la vedova. Piangelo tu. Niente male, direi. E allora Paternò ha chiesto un altro incontro con Pietro domani mattina. Altra notte a tre in archivio, allora. Senti qua, De Luca. Io archivio, camerata, per me è la stessa cosa. Questa storia mi ha tolto quel poco di sonno che mi era rimasto. Che cos'è quella cosa là? Regalo di Pettenella, Cristina Di Nardo e Livia Altese. E che dicono? Tanta di quella roba che fai prima a sentirlo da te. Senti, Walter, per quella faccenda del tribunale me ne occupo io. Tu prova a riconvocarle per domani. Anzi, forse è meglio tenerle d'occhio ancora un po'. Vabbè, facciamo una cosa, sentiamo prima che ne pensa Pettenella, va bene? Se dovessero fare altre telefonate sai dove trovarmi. A domani.
Lo vedi? Prima si rendono utili, poi diventano indispensabili. Poi quando tu non sai muovere più un passo senza di loro, aumentano di velocità e ti lasciano indietro come un coglione. Sto parlando delle donne intelligenti tipo la De Luca, tutto qua. Ma perché mi dici questo, Sciacca? Veramente non lo sto dicendo a te, lo dico a me stesso quando ne trovo una così. Una piccola ripetizione che faccio fra me e me. Ciao, fammi lavorare. Sarà un piacere. Quanti gioiellieri conosci a Napoli che hanno la stessa vita facile che ha avuto Armando? La scheda con cui hanno chiamato Altesa dalla cabina un quarto d'ora prima di morire ha girato praticamente tutta l'Italia. Milano, Firenze, Roma, Napoli ovviamente. E non c'è telefonata che non sia stata fatta ad un albergo. Si è fatta dare le liste degli ospiti? Se ne stanno occupando quelli delle volanti. L'investigativa stamattina è deserta. Ho pensato di mandare una spedizione alla gioielleria di Piazza San Giacomo. Ma è certo che sia stata una buona mossa? O la direttrice ci ha mentito sull'inventario, oppure il gioielliere ha messo nella sua valigetta qualcosa che ha preso da un nascondiglio sconosciuto anche alla direttrice stessa. Sì, ma è il momento ad essere sbagliato. La Di Nardo è piena di dubbi. Sta rileggendo tutte le cose alla luce di un sospetto. Fa il nostro lavoro, insomma. Allora, quando sbotterà, farà il nostro comodo. Ci sarà utile, ha capito? Sì, ma tra le due è quella che sa meno. Allora perché non chiedere alla moglie il motivo per cui ha litigato con Altesa il giorno prima di morire? Perché non ce lo direbbe. La voglio far cuocere ancora un po' a fuoco lento nel suo brodo. E si fidi una buona volta, no? E a volte non mi riesce proprio. Sul tribunale. Niente di niente. Sì, comunque, qualunque cosa sia, non può essere qualcosa di lusco. E come fa a dirlo? Quanti gioiellieri conosci a Napoli che hanno la stessa vita facile che ha avuto Armando? Da quando la polizia me l'ha fatto notare, non penso ad altro. C'è il tribunale. C'è da portare avanti tutto quello che Armando aveva cominciato. Tu a questo devi pensare. Capito? La moglie di Altese usa il tribunale per distogliere la Di Nardo dai suoi sospetti. Sa quando è che non mi sopporto proprio? Quando scopro di avere gli orizzonti limitati. Dove sta andando? Ma chi l'ha detto che il tribunale di cui parlano deve essere per forza quello penale? Chi? Chi l'ha detto? L'ha detto lei, l'ha detto. Fa tutto lei, benedetta figliuola. Situazione sicura? Allora, sia per i nostri colloqui che per la sua famiglia abbiamo scelto i luoghi con molta attenzione. I luoghi li fanno le persone, dottore. E comunque io anche su questo ho chiesto garanzie. E anche su questo può stare tranquillo. Non do la mia parola a caso. Adesso vorrete riscuotere, immagino. Questi erano i patti, paternò. Quello che dovete fare, ispettore, è leggere tutto quello che vi dirò a partire da una data, quella della morte di Calogero Conte. D'accordo. Ma allora, se questo Calogero Conte non era un pesce così grosso come sembrava, beh, paternò, allora voi ci dovete dire... Calogero fungeva da paravento.
e un paravento ha più o meno valore a seconda di quello che nasconde. Chi non ne ha tenuto conto e ha sottovalutato la sua morte ha pagato o finirà per pagare. Questo parlare per allusioni prima o poi ci dovrà portare da qualche parte, no? Senta, mi dispiace per il disordine, può rimettere a posto. Grazie. Beh, va. Lavanderie. Lavanderie. Quella è la prima tappa. Uomini rispettabili, con calzini intonati alla cravatta, che si sono presi la briga di prendere i nostri soldi e restituirceli lavati e stirati. Scusi, I nomi, padrino, i nomi. State girando a vuoto. Vi farò un solo nome. Quello del gioielliere Armando Altese. Scusami, ma il giudice di sorveglianza prima non si trovava e poi non mi mollava più. Spanò! Sta parlando da un'ora, credo. La Marinoni ieri sera non è tornata in carcere. Come mai? Ha avuto un attacco di sinusite e poiché la cella è umida, ha pensato bene di prendersi una camera in albergo al centro. È evasa, no? Ma chi è sta Marinoni? Una che la De Luca ha arrestato per spaccio. Poi ha ottenuto un permesso per la comunione del figlio. Solo che poi l'hanno fotografata con un pregiudicato e allora dicono che ci sia sotto qualcosa. Ma che cosa devono dire, scusa? Vabbè, però pure di me, ma c'hai paraocchi, state tutti così, pensate tutti la stessa cosa. Non è detto che se uno è pregiudicato non abbia avuto un inconveniente. E infatti, pure il giudice di sorveglianza è perplesso, gli educatori danno tutti riscontri positivi. Allora potrei avere ragione. Tra la ragione e il torto c'è la verifica. Con tutto il rispetto vale anche per lei. E certo che vale proprio per me, infatti io vado a verificare. Demetri, andiamo. Ciao, dov'è? Ciao. Vostra figlia l'ultima volta? Ieri sera. Ha preparato la borsa e se n'è andata per tornare. Per rientrare là dentro, insomma. E come? Qualcuno le ha dato un passaggio oppure è andata a piedi? A qua biglietti. Ha preso l'astronave. Tiene un amico che non era già UFO. Marco, e basta, mo! Marco, tuo nonno ha avuto un ottimo comportamento in carcere. È per questo che ha avuto il permesso. Noi siamo qua solamente per capire quello che è successo. A te non ti interessa di tua madre. Lo faccio, fatemi. E perché tua madre non è un fatto tuo? No. Marco, Marco, aspetta. No. Marco! Me lo sono cresciuto io a Marco. Luisa, un poco per la vita che faceva, un poco perché era così giovane quando l'ha avuta. E stare appresso a lui lo considerava tempo perso. Però
Non lo so, ultimamente sembrava che si fosse legata. Marco? Marco era legato a sua madre? Sapete com'è, no? A quell'età poi. E a maggior ragione ha fatto una fesseria a scappare dal carcere. Se fosse tornata più spesso a casa, magari avrebbe riconquistato Marco. Signor, come se n'è scappato sua figlia? Non lo so. Signora, però così lei non l'aiuta. Facciamo così. Dite a vostra figlia di costituirsi, perché è la miglior cosa da fare. E rispetto, ma io con mia figlia sono sempre stata l'ultima a sapere le cose. A parte Marco, che mo ci vuole la vita mia, me ne ha dato soltanto dispiaceri. Quindi lei non crede che sua figlia si stia comportando meglio in carcere? Non crede che potrebbe uscire prima per buona condotta? Credere? Io non credo più a niente. Per me la vita è diventata come la televisione. Sto seduta e guarda. Dice la verità. E mentre ci sta dicendo la verità, ci prende per il culo, con rispetto parlando, Sì, che bella la sua voglia di collaborare e anche la sua capacità di sintesi, ma a me piacerebbe che lei la motivasse un po'. È furbo, dottore. Monta i fatti come un rompicapo, dove la soluzione la conosce soltanto lui. Beh, questa volta la soluzione ce l'ha data. Vuol dire che è un passo avanti e sta pensando a qualche cosa. Vabbè, vediamo intanto a che cosa porta l'indagine sulle società di Altese. E a che cosa ci porterà? Ci porterà al fatto che Paternò ci ha dato la dritta giusta. Altese, dici qua, mi danno lo sporco, ma la domanda che noi ci dobbiamo fare è: perché è stato ammazzato? Perché? Avrebbero almeno potuto chiedere a me. Conosco a memoria i documenti contenuti in quei fascicoli. Signor Vitriani, è gente che conosce il suo mestiere. Sanno orientarsi benissimo da soli. Il problema è, saprò orientarmi io dopo che ve ne sarete andati? 19 giorni fa, in Sicilia, è stato ammazzato Calogero Conte. E Paternò ci ha detto di analizzare il tutto partendo proprio da quella data. Io ho sempre considerato Calogero Conte come un supplente di Paternò. Quindi, ammazzare Calogero Conte era un po' come... Anzi no, sicuramente era arrivare al boss. Si aspetta la reazione del clan. La reazione del clan non arriva. Che cosa arriva? Che Paternò vuole collaborare con la giustizia e che ha da dirci cose importanti proprio qui a Napoli. Beh, la reazione non arriva anche perché è morto Calogero Conte, il clan Paternò si indebolisce e quindi non ha più la forza per reagire. Sì, ma i fedelissimi di un clan non si arrendono. Anche quando sono arrivati al capolinea, sono sempre presenti, sono sempre fedeli. Sì, allora perché questo silenzio? Perché le risposte si possono dare altrove e in altro modo. Ad esempio qua a Napoli. No, ma scusi, Sciacca, se il gioielliere era un uomo di Paternò, e che razza di risposta era quella? Allora, un omicidio è la conseguenza dei fatti. Come se noi fossimo all'ultima puntata. E noi dobbiamo partire prima, nel periodo che va dalla morte di Calogero Conte alla morte del gioielliere. Allora, Sciacca, ragioniamo su questo prima insieme. Allora, noi abbiamo un matto che ha intestato una sua società alla sua ex amante. Poi questo matto che ha prelevato qualcosa dalla cassaforte della gioielleria e che si è fatto sparare con la sua stessa pistola. Allora, questo prima è fatto di mistero, Sciacca. Ad un primo controllo i bilanci risultano ineccepibili. Che quel Vitriani sia un tipo in gamba non vi sono dubbi. Ma? Perché c'è un ma, mi dica di sì, mi faccia felice. Qualcosa c'è. Noi li chiamiamo indici di attenzione. Vede, gli acquisti di macchinari avvengono sempre con denaro in contante. E sono macchinari molto costosi, mi pare. È per questo che lo considero un indice di attenzione. Dimostra una disponibilità molto alta di denaro contante che non emerge dai bilanci. E quindi la domanda è, da dove vengono tutti questi soldi? E infatti, un po' di materiale ce lo portiamo via. Mi dispiace del ritardo, ma la colpa è della mensa. E dov'è il problema? Tempo da aspettare ce n'ho a sufficienza. Buon appetito. Ecco l'elenco.
le liste degli ospiti degli alberghi che sono stati chiamati con la stessa scheda con cui è stato chiamato il gioielliere prima che morisse. Che dice? C'è una serie di altese. Altese Vitriani Saverio, Firenze, pensione azzurra una settimana fa. Raggio, ma i viaggi di Altese risalgono prima o dopo la morte di Calogero Conte? Sono precedenti. Prima? Sì. Sì. Pronto, Walter? No, ferma tutto quanto e manda via i nostri. Perché? Che succede? Perché Vitriani è coinvolto almeno quanto Altese e voglio fargli credere che noi non sospettiamo di nulla. Tutto quello che è successo. A volte mi sembra di essermene fatto una ragione, altre volte invece la rabbia mi consuma. Ieri la rabbia mi consumava. Mi stai chiedendo scusa? Ho preso un po' alla larga, ma è così, Alfio. Ti sto chiedendo scusa. Notizie di Paternò? Nessuna novità. E gli altri dove stanno? Petenella e Menale sono dal direttore del carcere, di Resciacchi in ospedale. E Walter, non lo so, Walter dove sta? È dai colleghi della finanza. Sono stato a casa della Marinoni, ho parlato con la madre e col ragazzino. Tutti e due sostengono di non avere idea di dove sia finita. E tu speri di ritrovarla andando a chiedere parenti? Non lo so, forse ha ragione la Spanò. Il direttore del carcere crede più a una disgrazia che a un'evasione. Ma figuriamoci, Antonio. Intanto gli educatori dicono che lei era molto legata a suo figlio. Sì, miei figli non si amano, un po' sì, un po' no. Comunque si è ritrovata. Bisogna stare addosso a quello lì della fotografia. Forse non era l'unico pregiudicato. Non lo so, potrei chiedere a mio padre se ha altre fotografie. Magari darci un'occhiata potrebbe esserci d'aiuto. Facciamolo. Tu a che punto sei, Novantieri? Ho una notizia che è dell'incredibile. Quale? Pensa che il gioielliere con la moglie stavano avviando le pratiche per l'adozione della Di Nardo. Ma quella c'ha 30 anni. È stata pure la sua amante. Ma che ti devo dire, Antonio? Magari era un modo per comprarla. Oppure c'è gente disposta a tutto, pur di avere un figlio. La prognosi è riservata, ma ha buone possibilità di farcela. Su questo non ce l'avevo dubbio. No, uno non rischia la vita così per fregare noi, Salvatore. La formaldine, che cos'è? Che? Una novità, eh? C'è la stecchinina, il cianuro. Sono diventate delle cose troppo banali. No, io ti dico che invece questa volta erano troppo sicuri. Non può essere una montatura, Salvatore. Senti, questo signore da quando è entrato in galera ha sempre pensato 24 ore al giorno come farà a scappare. Pietro, la mafia, il mafioso non è un delinquente qualsiasi. Questo signore qua, la patata espiazione, non la concepisce, lo sai perché? Perché lui è convinto di non commettere peccato. Contro la mafia non può passare la guardia. Devi stare sempre con gli occhi aperti. Non ti devi né disarmare, ma
Salvatore, scusa, ma perché montare tutto questo proprio adesso? Abbiamo appena cominciato. Lui poteva chiedere dell'altro e ottenerlo. E ci è riuscito. Tu gli stai dando fiducia, voleva questo, come al solito, ha vinto lui. Vai, vai, potete aggiungo. Che fai, rimani qua? Sì. Va bene. Io vorrei sapere uno per entrare nelle grazie sue, no? Che deve fare? Ma perché deve entrare per forza nelle sue grazie? Ma è proprio sbagliata la prospettiva. Che ti frega? Sì, paziente, aspetta che ti passi il momento. Sì, sì. Non male che all'ufficio investigativo stavano sotto organico. Se no doveva fare la nottata in ufficio pure oggi. Perché ti sembra che fa l'appostamento a quel fanatico di Vitriani qui sia meglio? Sono due ore che sta dentro. Papà che è rimasto scioccato dalla perquisizione, però. E poi dico io, la questione della Marino, Mianna l'aveva affidata a me. Ma che affidata? Che affidata? Non funziona così. Anna ti ha chiesto un favore perché stanno oberati di lavoro come i pazzi. Novità? Nulla, commissario. Qui non si muove una foglia. Vabbè. Ti sei perso qualcosa? Sì, la lista delle intercettazioni. Comunque la De Luca ha scoperto che cos'era quel riferimento al tribunale nella telefonata della moglie del gioielliere. Sì, bene. E hanno cominciato la pratica di adozione per l'ex amante di lui, la Di Nardo. Si vede che questo è l'argomento del giorno, che vuoi farci? Scusa, che c'è? Che succede adesso? Quando hai chiesto che Cosmin ti venisse affidato, sapevi che sarebbe potuta finire così? Lo sapevi, sì o no? Sì, lo sapevo. Che c'entra adesso? No, c'entra, perché a Cosmin serve una famiglia e tu non lo sei. No, non lo sono, è la legge che me lo impedisce. Brava, brava, fai tutte le tue battaglie, alleati con tutte le donne del mondo, guarda, difendi i tuoi diritti, ma fai in modo che sia quella coppia a prendersi cura di Cosmin. Eccolo, oi, muoviti, vai, vai, vai. A piedi? Sì. Una cabina telefonica via Santo Spirito. Adesso verifico la telefonata. Brava. Aspetta a disposizione, mi raccomando. D'accordo. Vitriani potrebbe aver commesso un errore. In buona compagnia, io non faccio altro. Mi verifichi questa telefonata, per favore? Vitriani potrebbe aver fatto stamattina quello che altri facevano con Altese o con Altese fuori Napoli. A questo punto basta scoprire chi ha contattato nell'albergo Medistar. Signorina, prego. Agente Silla, commissariato Sant'Andrea. L'agente Giulia Spanò. Ditemi. Esattamente 25 minuti fa è arrivata una telefonata in questo albergo. Vogliamo sapere il nome del cliente a cui è stata passata. Una chiamata? Quindi un minuto ne possono arrivare 10, 20 oppure nessuna. Mi spiace, ma non posso aiutarvi. Però noi abbiamo il numero da cui proviene, così è più facile, no? Lo sarebbe se il nostro computer, assieme al numero, registrasse anche la stanza a cui passiamo la chiamata, ma non è così. Signori, il tipo che ha chiamato si chiama Vitriani ed è di Napoli. Non so come aiutarvi, davvero? Senta, noi non abbiamo tempo da perdere e non stiamo giocando. Ci stampa per favore un elenco degli ospiti dell'albergo? Grazie mille. Ve lo stampo subito. La prognosi è riservata, ma ormai è fuori pericolo. Sciacca si è fermata in ospedale. In carcere è già comandata. Ma niente, la responsabilità della penitenziaria è da escludere. Noi stiamo verificando comunque la posizione di tutti i presenti a mensa poco prima dell'avvelenamento. Vediamo un po' quello che succede. Comunque, io voglio scoprire assolutamente chi è questo Tullio Cardone. E chi sarebbe adesso questo Tullio Cardone? E Tullio Cardone era a Firenze quando ci è andato Vitriani. E adesso è al Medistar, quindi potrebbe essere lui quello a cui ha chiamato Vitriani. Eh sì, specialmente se Vitriani ha tentato il salto di qualità, provando a portare avanti da solo l'attività di riciclaggio del gioielliere. Prove? Ma i viaggi di Altese risultano dalla contabilità, mentre invece quello di Vitriani a Firenze no, non c'è né una fattura né niente. Vuol dire che neppure Altese sapeva dove fosse? Beh, del resto, se è andato su per architettare un piano contro di lui, evidentemente no. Dobbiamo mettere sotto pressione la moglie. Quella si è chiusa in casa, non fa neanche più una telefonata. Un momento, De Luca, una cosa per volta. Adesso
voglio che non si molli nemmeno per un momento Vetriani, è chiaro? Vado a dire a Ramaglia di avvertire i suoi. Glielo dice lei? Ma chi c'ha azzecca Silla? Ma per fare quattro foto nell'hall di un albergo mandiamo l'esercito. Vabbè, infatti lei ha detto che su Vetriani ci lasciava il collega Carbone. Ed è per questo che Silla resta in ufficio. Vai, forza. Ispettore. Dimmi. Mi ha chiamato un amico della stradale, mi ha detto che la macchina di Vincenzo Di Mola ha lasciato 15 minuti fa il casello, sta andando verso Secondigliano. Ma che stai dicendo? Di Mola è già a Napoli, Demetri lo sta seguendo da stamattina. Comunque hai fatto bene a dirmelo, adesso vai in ufficio, vai. Ah, ispettore, mi sono permesso di dirgli di tenere la doccia. E questo l'avrebbero fatto comunque, visto che ci siamo coordinati con loro. Bravo, vai in ufficio adesso, forza. Dimmi, Antò. Ma tu sei sicuro che quello che sta seguendo il ragazzino è Di Mola? È certo che sono sicuro. Marco è rientrato nel palazzo e lui si è seduto al bar di fronte. No, perché pare che abbiano localizzato l'auto di Di Mola. No, no, è Di Mola. Comunque, per quello che sta bevendo è meglio se non è lui alla guida. In 5 minuti si è già scolato 4 prosecchi. Vabbè, cerco di capire che sta succedendo. D'accordo. Antonio, ciao. Posso presentarti mio padre? Molto lieto, ispettore. Giacomo De Luca. Anna mi ha detto che devo consegnarle a lei. Qua ci stanno tutti gli scatti fatti fuori dalla chiesa. Spero che vi servano a qualcosa. La ringrazio. Vabbè, comunque servirà a dimostrare quanto sei bravo, no? Scusate un attimo. Prego. Mi ha chiamato di nuovo quell'amico. E me? La ringrazio. Temo che le sue foto non ci servano più. La Marinoni è appena rientrata in carcere, usando l'auto di Di Mola. E che ha fatto tutto questo tempo? Ah, questo non lo sappiamo, ma ci penserà il giudice di sorveglianza a domandarglielo. Per noi quello che conta è che è rientrata in carcere, no? Conta per farci tirare un sospiro di sollievo. Sappiamo che non le è successo niente. Ma sarà fuori tutta la notte questa, Antonio? Che vogliamo mollare così? No. 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 Allora le prendo. La sua permanenza è prevista ancora per altri 2 giorni, ma in questo momento il signor Cardone è fuori e non so se rientra in tempo utile. Ma in tempo utile per che cosa? Mi scusi. Guardi che io qua ci posso fare notte, a me gli straordinari me li pagano. Senta, io per stare qua ho rinunciato a una festa con il mio ragazzo. Non so a lei, ma queste cose mi rendono un po' nervosa. Ma che devo fare di preciso? Niente, indicarmelo con un cenno del capo quando passa. E io, con questa, gli faccio una bella foto. E se se ne accorge? Vorrà dire che la mia carriera subirà una battuta d'arresto. Già così ho un curriculum che non è un granché. In realtà volevo sapere se è pericoloso. È molto più pericolosa una denuncia per favoreggiamento. Che ne dice se mi metto là?
sovrintendente, ancora qua? Sì, sono andato di sopra a prendermi un caffè. Ma da fare non mi sentito il nostro paziente, come sta? Beh, ogni ora che passa ci fa sperare il meglio. Lo sai, in questi casi il tempo è un alleato. E chi lo ammazza quello? Ma che è sto rumore? È andata via la corrente e si è attaccato il primo gruppo elettrogeno. Però sembra che stia facendo il matto. E dal rumore che sento direi che è partito anche il secondo. Vabbè, dottore, la ringrazio. Arrivederci. A proposito, io sono di servizio, se vuole sono qui, eh. Arrivederci. Grazie. Portiamoli in chirurgia, forza, forza, il 33 e il 27, portiamoli in chirurgia, c'è la corrente. Viti? Germani? 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 Ma dove sono gli agenti di penitenziaria? Dovresti andare verso il bagno. Non si sentirono bene. Non si devono allontanare. Ma che devo essere io a piantonare? A voi altri poliziotti. A questo siamo arrivati. Chiamate qualcuno piuttosto, che la macchina del cuore si è spenta. Non respiro. Chiamate un medico, vi dico. C'è qualcuno, infermieri? Non respiro. Infermieri! Per favore! Fatto la notte sotto casa di Vitriani, ti prego, Silano, ma attacca il pilotto con Romagna che non ce la faccio. Ciao Anna. Ciao Giulia, ottimo lavoro. Grazie, il bastardo si è ritirato alle due. Per forza, probabilmente prima era fra quelli impegnati a far fuori Paternò. E come hanno fatto? Hanno sabotato sia l'impianto elettrico che i due gruppi elettrogeni. Poi hanno messo fuori uso gli agenti della penitenziaria con qualcosa dentro al caffè. Un lavoro in grande stile. E quello che ha tentato di sparare a Paternò l'hanno identificato? Forse sì, da Veneziani sta spulciando l'archivio informatico. Comunque ho fatto delle ottime foto, ti presenterò mio padre. Grazie. Certo, se avessimo le impronte sarebbe meglio, ma io credo di poter dire, nonostante i ritocchi che si è fatto, che Tullio Cardone è proprio Edoardo Cerentano. Eccolo qui. Nato a Palermo il 3 ottobre del 1951, arrestato per associazione di stampo mafioso, rilasciato per decorrenza dei termini, attualmente latitante. Beh, rilevare le impronte mi sembra l'ultimo dei problemi. Basta che uno dei nostri si infili nella sua stanza. Comunque bene, mi sembra molto bene. Bene, bene. Non così bene, Giorgio. La faccenda si ingarbuglia. Perché se è vero che questo signore è il braccio destro di Calogero Conte, e Conte era il paravento di Paternò, perché stanotte questo signore stava con quelli che hanno tentato di ammazzare Paternò? Non è che ha ragione Sciacca? Che Paternò ci sta manovrando tutti? No, no. E quelli si sparano spesso fra loro. Gli scissionisti si sparano un giorno sì e l'altro pure. Poi abbiamo Vitriani, no, che ci potrebbe dare una mano. Io aspetterei prima di metterlo sotto interrogatorio. No, e chi lo vuole fare, per carità? Finché Cerentano sta a Napoli potrebbero incontrarsi fra loro. Io mica mi vado a fregare con le mani mie. Ho sentito il giudice di sorveglianza. La Marinoni non apre bocca. Ha chiesto solo di telefonare a casa, ha parlato con la madre, si è assicurata che il bambino fosse andato a scuola e se ne è tornato in cella. Commovente. E il suo amico di Mola, sempre dietro al ragazzo? Sta sempre là, fuori alla scuola come un piantone. Intanto tengo Demetrio bloccato là fuori e sto a corto di personale. Quasi quasi me lo faccio portare qua in commissariato. Se credi che ti dirà qualcosa su quello che stanno combinando... Dici di no, eh? No. Fa una cosa, Spano, vai a sostituire De Pasquale, no? Ispettore, a Demetrio posso sostituirlo io, se credi. No, lo smonti quando devi smontare. Dai la reperibilità, questo sì. Ma tu lo vedi? Perché lo vedi?
Lo sai che cosa è successo con Michelangelo Troisi, no? Però c'è una cosa che non sai, che Troisi qua dentro l'ha voluto proprio Ramaglia. Non sai quanto ci credeva lui, lo portava in palmo di mano, ci va che era il primo del corso, Michelangelo di qua, Michelangelo di là. Prima che arrivasse sto Troisi, qua dentro si respirava tutta un'altra aria, credimi. Sì, ma io non sono Michelangelo. E poi mica pretendo di diventare amici. Io voglio fare solo il mio lavoro. Ha perso la fiducia? E certo non la ritroverà con uno schiocco di dita, no? Sì, pazienza, dai. Ma non sarà un po' troppo presto? Sarà in grado di parlare? Si è dato fuori di testa lo sciacca perché giustamente non si sentiva protetto da noi e quindi rischiava di essere ucciso. Sarà anche in grado e avrà anche la forza di guardare certe foto. Giorgio, io ho bisogno di capire, di guardarlo in faccia. Lo avverti tu, Menale? Sì. Infame. A questo punto mi sembra evidente che gli accordi fraterni vanno rivisti. So che avete già fissato la data per il mio rientro in carcere, ma dopo quello che è successo, la cosa non è più possibile. Padre, no. Voi vi comportate come se foste ancora in grado di dettare regole e condizioni. Non è così. La mia vita è stata messa a repentaglio per causa vostra. Per il modo dissennato in cui avete condotto la vicenda. Le ragioni per cui la vostra vita è stata messa a repentaglio, paternò, risalgono a prima. E voi le conoscete molto bene. Ed è in nome di quelle che vi siete deciso a collaborare. Se le cose stanno così... Stanno così, stanno così. Una volta per tutte, diteci che cosa sta succedendo. E diteci chi ha ammazzato Armando Altese. E chi volete che l'abbia ammazzato? Perché l'ha fatto? Un infame ha bisogno di uccidere per sistemare le cose. Il mandante ha le ragioni, paternò. Voglio andare al nord con i miei parenti. Non esageriamo, eh? Ho già predisposto tutto. Sentito il parere dei medici, è mia intenzione farvi trasferire entro domani mattina, in un posto più sicuro. Allora io questo vi dirò. I gioielli aveva preso contratti con l'estero, con Londra in particolare, su precisa indicazione di Calogero Conte. Avete trovato tutto quello che Altese custodiva. A cosa vi riferite? In un'attività come quella che svolgeva per noi bisogna tenere due contabilità. Una, quella falsa, per voi, per lo Stato. E un'altra, quella più interessante, pronta per noi. L'avete trovata quella? Fa presto che te li perdi. Comunque non vanno lontano, ci sta una sala giochi là dietro. Il ragazzo ci passa tutta la giornata. Vabbè, non vedi. Oh, Francesco, hai avvisato Ramaglia? Da me, io quando non sono di servizio faccio quello che mi pare e piace, va bene? Oh, l'importante è che non finisco io nei casini. Non ti preoccupare, che quella ci difende la De Luca. Figurati se non sarebbe d'accordo. Siamo a posto allora. Il prossimo fine settimana, amore. 3 giorni. No, 3 giorni non sono domani. Scusa un attimo. Alfio, allora? E sei preoccupato? Che ci posso fare? Insisti. Amore, adesso papà ti deve lasciare, però. Un bacio. Ciao. Ehi, ho saputo che paternò ti deve la vita. Battista, non ne voglio parlare, eh? Attenzione, piuttosto che succede nel frattempo? Papà? Succede che se non troviamo De Pretis, qualcuno si deve fare un viaggetto a Londra. Tu parli inglese? Ma che cosa c'entra a Londra, scusa? Altese, aveva cominciato un business anche lì. E tra l'altro anche la società che ha regalato alla Dinardo metà del suo giro d'affari è legato all'Inghilterra. E lei che dice? Pettinella l'ha convocata insieme alla moglie del gioielliere. Vitriani? Vitriani invece è controllato a vista nella speranza che Cardone
o meglio Cerentano, si faccia vivo. E a proposito, lo sapevi che era del clan di Paternò? Pensi sia tutta una montatura? Battistone, ci dovevi guardare gli occhi, erano pieni di terrore. Una bella immagine. Walter! Oh. L'ho trovato. Oh, finalmente arrivo. Vuoi salutare? No, pensaci tu. C'ho troppi pensieri e l'accoglierei male. Sì, Stefano, come stai? E dove sei? Beh, sei a Napoli, non passi neanche a fare un saluto, ma sei un bastardo allora. Senti, invece dovresti rientrare, Petranella ha un servizio per te. Un viaggio a Londra. Sei madrelingua tu, no? Abbiamo ritenuto necessario convocarvi insieme perché questo silenzio che ormai si protrae tra giorni fra voi due, francamente non ci fa gioco, ecco. Quale silenzio? Il commissario sta dicendo che l'averci messo i telefoni sotto controllo non gli serve a niente, dato che non ci sentiamo dall'altro ieri. E a che cosa dovrebbe servirvi? L'ultima volta che vi siete sentite, lei ha accusato la signora Altese di tenerle nascosto qualcosa. Ero molto scossa per la morte di Armando. Non ha piuttosto cominciato a mettere insieme i pezzi? A convincersi che l'adozione e quindi la prospettiva di un'eredità più che cospicua e i regali... Commissario, per favore, finiamola qua. Fossero un modo per comprare il suo silenzio, oltre che per usarla? Ma quale usare? Cristina, guardami in faccia. Tu mi conosci? Io non conosco più nessuno. Almeno non confondere me con Armando. Almeno questo. Ma perché lei e suo marito avevate intenzioni diverse nei confronti della signorina? Se sai qualcosa, perché non lo dici? Tanto ormai lo vedi anche tu, non c'è più niente da salvare. Allora vada tutto in malora, ma io me ne sto fuori. Diglielo tu quello che pensi. Gridavano in ufficio. Non li avevo mai sentiti gridare così. Ma non sono riuscita a capire che cosa si dicessero, altrimenti avrei già parlato. Posso andarmene ora, non ne posso più. No, no, signorina, mi dispiace. La società che le hanno intestato potrebbe essere un buon inizio per certe nostre indagini, ha capito? Ma io non ne so assolutamente niente. Avrebbero comunque continuato a occuparsi di tutto Armando e Vitriani. È possibile che non si sia mai domandata le ragioni di un regalo così? Lei ha figli? Signora, per l'amor del cielo, sappiamo tutto. Non sia ridicola. Armando è stato l'unico uomo della mia vita. Ci siamo conosciuti che eravamo due bambini. Quando ho incontrato Cristina, il nostro rapporto si era come sopito. Senta, signora, lei non è costretta, se non lo vuole, a parlare di cose che non siano strettamente inerenti alle indagini. Mi lasci finire. Vede, le persone che si sono amate molto sono presuntuose. Se la loro storia cade nei soliti meccanismi, invece di provare a risolvere, negano fino a quando non è troppo tardi. Ma perché non gli racconti dell'altra sera invece di teorizzare sull'amore? È stata Cristina che ci ha fatto ritrovare. Posso dirlo, no? Tanto ormai. Quando l'ho conosciuta, ho pensato che avrebbe potuto andarmi peggio. Che se si fossero innamorati davvero, io, Armando, non l'avrei più riavuto indietro. Ecco. Le devo la ricostruzione del mio matrimonio. È una storia molto affascinante, signora. Ma visto che sotto c'è dell'altro, è un po' difficile crederlo. È l'unica storia che conosco. Non so che cosa ci sia sotto, né mi interessa. E quello che viene dopo? Neanche quello ti interessa? Tu non l'hai visto morto con gli occhi spalancati? Signora, glielo chiedo per l'ultima volta. Perché l'altra sera lei e suo marito avete fatto questione? Non lo ricordo. Ok, listen, no problem. Send me a fax of all of Altese's moves and I'll take a look at it on the plane, ok? So I'll see you tonight at 9:30. Ok, bye bye. Tutto a posto? Tutto a posto, mi aspettano stasera. Sono contento che sei tornato, che sei di nuovo fra noi. Ma non soltanto perché ci mancano uomini. Grazie. Senti, tieni i contatti con Petranella, che non vorrei che pensasse che ti voglio usare contro di lui. Comunque, se ti serve qualcosa... Non ti preoccupare, Pier, ti chiamo. Tanto quello è terreno mio. Ciao, Pier. Stefano! Mannaggia. Buon viaggio. Grazie, ti porto un pezzettino da Londra. Grazie. Ma bravo. Per carità, ma chi ci vuole discutere con la De Luca? Adesso ci vado a casa della Marinoni e vado a vedere questo ragazzino che combina. Sì, sì, ce lo droga, to. Quello per quelle per l'età che c'ha, ci sta troppo poco a casa. Io ci vado. Questa foto è stata scattata il giorno della comunione, voi c'eravate. E che significa? Ci stava dando di quella gente. In questa foto ci stanno vostra figlia, vostro nipote e Di Mola.
E che vi posso dire? Evidentemente sarà passata a salutare mentre io stavo dentro a parlare con Don Luigi. Marco, dove sta? È uscito, non lo so. Marco ormai è un uomo, va e viene come vuole lui. Un uomo? Non tiene nemmeno 14 anni. Aspetta, ma voi che vi siete messi in testa? Ma che lo devo tenere legato? Non sto dicendo questo. Qua i ragazzi oggi la libertà se non gliela date, quelli se la prendono, che vi credete? Signore, quest'uomo segue Marco da 2 giorni. Se sapete perché, ditemelo. Come lo sta seguendo? Forse c'è un conto in sospeso con vostra figlia. Perché era alla comunione? Perché ha prestato la macchina a vostra figlia? Non lo so. Luisa lo frequentava prima di andare in galera. Mi ha detto che era passato giusto per fare un saluto. Cazzo, e tu che cazzo sei? Come ti cazzo sono? Indovini? Forza, la polizia. Non vi preoccupate, poi vi faccio vedere. Mi sta facendo male. Voleva la madre, la tasca, vi faccio vedere, qual è il problema? Lascialo stare. Lo lascio stare, non vi preoccupate. Guardate qua. Guardate qua. Vaffanculo, Dimo, lascia stare. Dimo, fermo. Alza le mani. Metti le mani bene in vista. Scusate. Sì. Ispettore, sono Silla. Ci sarebbe da portare in commissariato Marco Marinoni, Vincenzo Di Mola e un certo Ciro Caputo. Chiudi quella porta. Mi dispiace, forse ho esagerato, ma Caputo è un fetente. Signor Di Mola, i fatti. I fatti nudi e crudi. Beh, l'ha visto anche il vostro collega, infatti, non è che c'era lui. Ho capito, ma io voglio sapere quello che è successo prima. Quando lei ha prestato la sua macchina alla signora Marinoni. Chiedetelo a lui, se io preferisco. Preferisco, signor Di Mola. Allora? Forza, allora? Sì, ma al ragazzo che cosa gli succede? Eh? Non ha ancora 14 anni. Lo seguirà nei servizi sociali. L'ha preso una brutta piega. Pasticche. Non è che una droga è migliore di un'altra. Però questa qua è proprio una schifezza. Io e Luisa ci siamo rovinati. Marco spacciava per quel fetente. E non si sa come ha fatto 3.000 euro di debiti. Luisa l'è venuta a sapere così. Forza, ce lo dica. Tanto prima o poi lo veniamo a sapere anche noi. Luisa ha approfittato del permesso per la comunione del figlio e ha voluto estinguere il debito. E si è fatto giurare da quello stronzo che non avrebbe fatto mai più niente con Marco. Ma voi ci avreste creduto? Io no. E così io mi sono preso l'impegno di controllare il ragazzo. E come l'ha estinto sto debito? È andata a Ventimiglia, ha fatto quello che doveva fare ed è tornata indietro. Carico di eroina. Ma non solo. Che ha voluto anche di più quel fetente, perciò lo deve pagare. Che lui si è cambiato, è veramente un'altra persona. Signor Di Mola, è figlio suo. Che cambia. Sì. Sì, è qui. Va bene, glielo dico. Petinella, ti vuole. Quel contatto vi aspettavate, pare che c'è stato. Bene. Buongiorno. Buongiorno. Si possono stabilire per telefono. Mi stanno addosso, può essere pericoloso. Ed è proprio per questo che ci dobbiamo vedere. I piani vanno cambiati.
Ditemi dove. Guardi che è inutile che lei continui a tacere, perché noi in poco tempo veniamo a scoprire sia il significato di questi documenti che a quel punto anche perché lei li aveva fotografati, lo capisce questo? E anche perché li aveva portati con sé a questo incontro. Se parlo dovrò testimoniare contro di loro. Lei ci dica quello che sa e forse non sarà necessario. Calogero Conte è morto e i suoi hanno perso potere. Maltesi ha provato ad approfittarsi del momento di confusione. Vuol dire che aveva perso i suoi contatti in Sicilia? Non è stato tutto subito chiaro. Poi abbiamo capito che Cerentano era passato anche lui di là, dall'altra parte. Si era venduto. Posso bere qualcosa? Ho già dato ordine di portare dell'acqua, vada avanti. La documentazione che consegnava a Cerentano era fasulla. Io l'ho capito e l'ho fotografato. E ha pensato bene di avvertire chi di dovere in Sicilia. Maltesi quella mattina aveva appuntamento con i suoi assassini, vero? È uscito dalla gioielleria, aveva con sé la pistola. Però a certi appuntamenti non si può andare armati. Allora gli hanno chiesto di consegnarle quando stava per salire in macchina. Invece... Basta, la prego, basta. Hai ragione, dai, è una storia... Una storia brutta, una storia fatta di traditori, no? Io non pensavo che finisse così. No, no, non faccia l'ingenuo, perché quando uno dice una cosa del genere alla mafia sa benissimo che è come firmare una condanna a morte. Anche un po' per mettersi in evidenza, direi. Bella mostra. In mezzo a dei compari che ti fanno fuori in un minuto, se non servi più o se diventi pericoloso, come mi sembra sia il suo caso. Ma che dite? Noi oggi le abbiamo salvato la vita. Perché Cerentano l'ha fatta andare lì, non certo per le diapositive, ma per ucciderla. Vidriani, su. Guardi, dica tutto. Perché vede, noi qui siamo rimasti gli unici veri amici che ha, lo sa? Vai ancora da menare? Sì, Gio. Con la confessione che ha fatto, Vidriani ci ha regalato materiale di lavoro per almeno un mese. Certo, non sarà facile incastrarli, perché quando ci sono le banche di mezzo è tutto più complicato. Comunque, buon lavoro. Grazie, Gio. La disturbo? No, ma mi chiedo che cosa la porta qui così spesso. Potrei dirle che ho il passaporto da rinnovare, ma credo sia solo voglia di vederla. Ah. E io che dovrei rispondere adesso? Mi piacerebbe un bel viceversa, ma non posso mica obbligarla a mentire. Senta, signorina, lei è troppo intelligente. Che cosa potremmo mai condividere io e lei? Un caffè? Ah, allora, prego. Pietro! Pietro.
paternò è scappato. L'ispettore Ramaglia, è urgente. Che devo dire? Gentile, Corrado Gentile, il direttore dell'Hotel delle Terme, ci conosciamo. E per una denuncia? Mio padre è scomparso. Helmut Strasser, non dice niente. Lo stiamo cercando, perché le ha qualche informazione? Sì, una sola ma buona. L'ho ammazzato io, avevo 17 anni. C'era anche mia sorella. Aveva 5 anni. C'era la guerra 60 anni fa. La guerra è terribile. Fa fare cose terribili. Come sparare un colpo in testa ad una madre che cerca di salvare la sua creatura. Uccidere una bambina davanti ai suoi genitori. La guerra è terribile, signora. Ma non giustifica l'orrore. Non penso che mio padre sia arrivato a tanto. Io l'ho visto e non esiste prova contraria. L'ho visto con i miei occhi. Ragazzi, io sono pronto qui, eh? Allora, chi comincia? No! Sì, no! 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 Lasciami! Devi andartene, vai via! Sopporto più. Parla. Non mi finirà a sentire. Oggi, tra le tante cose che diceva che Silla è carino perché fa gli straordinari e non te le segna. Beh, ma tu lo sai com'è fatta Giulia. Sta solo cercando di farselo diventare simpatico. Così fa peggio. Chi fa gli straordinari deve segnarli. Mica fare un piacere a me. Spiegalo alla tua collega, va? Io, tu glielo devi dire. Stai tu di pattuglia con lei. Io oggi devo aggiustare il computer. Aggiusto il computer. Nata foto su monitor in ufficio. Questo è rotto, si deve buttare. Sempre peggio, mi pare. Antonio, c'è Stefano. Pure tu il vizio della cravatta allentata. Metti a posto la cravatta, Alfio. Hai sentito? Oggi la cravatta, domani un'altra cosa. No, quelli che stanno peggio sono lui e Pietro. Oh, Stefano, ti devo lasciare, sta arrivando il PM Menale. Boh, avevo appuntamento con Pietro. Ti tengo informato. Buongiorno, Donati. Ispettore Guerra? L'aspetta nel suo ufficio. Bene. Oh, dottor Menale. Commissario Pettinella. Che piacere rivederla, tutto bene? Abbastanza. Venga nel mio ufficio, venga. Donati dal bar, due caffè, come si deve, eh? Dottore, non sì? L'ho avverto l'ispettore Guerra? Non ci penso io, non ti preoccupare, l'avverto io. Prego. No. We'll be right back.
dopo di me. No, Pietro, sono nemmeno adatto, non ti posso dare una mano. Non è vero. Pietro, se parlo io, semino soltanto dei dubbi. No! Senti, Salvatore, io non ti sto chiedendo un parere, ti sto chiedendo collaborazione. Tu Paternò lo conosci meglio di tutti, e allora voglio che tu lo senta con me, per capire quello che dice. Per fare questo ci vuole gente con la mente pulita, serena. Io sono nemmeno adatto, perché io sono prevenuto nei confronti di Paternò e quindi non è possibile. Senti, al colloquio con Menale Paternò è stato chiaro, è stanco della solitudine ed è stanco di parlare alle pareti della cella. Lui può parlare benissimo e dirci delle cose inutili, lui ci può depistare, che ne sappiamo dove ci può portare, che ne sappiamo. Paternò ha paura e sta cambiando atteggiamento proprio adesso dopo quello che è successo in Sicilia. È strano, no? Menale ha ragione, sta chiedendo aiuto. Paternò, questo è proprio il doppio gioco. Non è importante sapere quello che lui ci può dire, è capire quello che non ci vuole dire, che ci nasconde. Questo è importante, Pietro. Commissario, la vedo perplesso. Ma no, io mi domando solamente cosa dovrebbe spingere un boss come Paternò a fare una mossa del genere. Vabbè, l'importante ora è trovare una maniera per fargli lanciare il sasso. Sì. Sempre che non ritiri la mano, però. È importante che Paternò ci dica che vuole collaborare con noi. E lo deve dire. E non credo che sia un problema, no? No, no, no. Invece è questo il problema. Paternò non è uno che si gioca la vita così. Non se la gioca la vita così. E quando tu andrai da lui questa volta, sarà completamente diverso dalle altre volte. È chiaro il discorso. Questo lo so. Sì. E lo sa anche Menale. Infatti lo sto aspettando per cercare di capire come muoverci, per attuare una strategia. Avete già pensato a una strategia? No. Scusi, dottore, forse ho capito male, ma il compito non è stato affidato a Guerra? Infatti è con Guerra che aveva appuntamento. Sì. Guerra, puoi venire un momento nel mio ufficio? Sto in riunione con Sciacca, stiamo parlando di Paternò. E sto aspettando Menale per lo stesso motivo. E io per lo stesso motivo ti sto convocando nel mio ufficio. Dottore, scusi, posso sapere chi è che ha affidato il compito a Guerra? Cafasso. Ah. Paternò ha già scelto Guerra un'altra volta. Quindi il dottor Cafasso ha ritenuto Guerra la persona più adatta. Però, commissario, questa cosa dovrebbe rimanere tra noi. Certamente. Sì. Ah, Pietro. Avevo detto a Donati di avvisarmi. L'ho fatto io, è lo stesso. Prego, accomodatevi. Allora, Pietro, hai idea di una prima mossa? Questo Serafini ci si può fidare? Giorgio Serafini fa l'agente alla penitenziaria da circa 20 anni. Ogni volta che abbiamo avuto bisogno di muoverci in quel carcere abbiamo usato lui. Silenzioso oggi, Paternò, nemmeno un po' di musica.
La musica fa pensare che è come parlare da soli. E io sono stanco di parlare da solo. Questa non è una prigione, è una tomba. Ma se vi concedono perfino di ricevere visite? Visite? A questo punto resta da stabilire quando e con chi far avere il primo colloquio paterno. Suggerirei la moglie. Scusate. Pronto? Alfio, dimmi. Ah, vengo subito. È stato avvertito Romaglia, sì? Grazie. C'è stata una sparatoria davanti alla gioielleria di Piazza San Giacomo. Non le porto mai con me, le tengo in negozio nascoste in un cassetto. Altese dimenticava spesso le sue. Che io ricordi non era mai successo. Quando ha scoperto che non aveva rimesso a posto le chiavi? Quando il suo collega mi ha chiesto di verificare che cosa mancasse. Ma se Altese avesse messo nella cassaforte, non lo so, il giorno prima, magari, che so, qualcosa di cui lei ignorava l'esistenza, ecco, che stamattina è passato a ritirare. E quando l'avrebbe fatto? Ieri sera sono andata via per ultima e per ultima ho avuto accesso alla cassaforte. Non c'era niente di cui ignorassi l'esistenza, commissario. Quando è arrivata aveva già con sé la valigetta, vero? Sì, ma non al polso. Per questo ho immaginato fosse vuota. No. Ho ricevuto minacce? Se si riferisce a richieste di pizzo o cose del genere, no. Nessuna minaccia. E questo fatto con due gioiellerie come quelle e un laboratorio di quel calibro a lei non le è sembrato mai strano? Mi è sempre sembrata una fortuna, in realtà. Beh, questione di punti di vista. O di fiducia nell'onestà di chi si è accanto. Allora, ciao, è per domani mattina. Menale c'ha qualche perplessità sull'importanza che può avere la morte di Calogero Conti. Insomma, c'è un grande lavoro da fare. No, però Pietro te lo fai da solo. Sciacca mi serve, il caso della gioielleria lì è diventato molto più rognoso di quello che sembrasse. Ma fammi capire, Gio, tu prima chiedi a Cafasso di mettermi sul paternò e poi che fai, mi levi una pedina importante come Sciacca. E poi tu lo sai quanto può essere importante la collaborazione di Sciacca, lo sai. Non ti preoccupare, mi serve per poche ore, poi magari Sciacca te lo restituisco, O speri in un risultato negativo. Grazie Fernando. Dottore Battiston, Saverio Vitriani, piacere. Piacere mio, grazie per la disponibilità. E figuriamoci, con tutto quello che è successo, purtroppo non ho avuto ancora il coraggio di chiamare la moglie. Senta, quando è che ha visto Altese l'ultima volta? Ieri sera, è passato di qua verso le 18. Abbiamo parlato della resa sul mercato dei nuovi modelli e della possibilità di inserire dei nuovi disegnatori. Aveva appuntamenti in mattinata? No, ieri sera ci siamo lasciati, ci siamo rivisti questa mattina alle 10 per fissare le date dei colloqui. Alle 9 però era già in Piazza San Giacomo. Sì, questo succede quando passa personalmente a ritirare gli incassi e poi a portarli in banca. Non è il caso di ieri mattina, mi pare. Quanto tempo è che lavora qua? 10 anni. Prima dirigevo la gioielleria di Piazza San Giacomo, poi Armando
ha creato il laboratorio e me lo ha affidato. E a Piazza San Giacomo è subentrata la Di Nardo, giusto? Non proprio, prego. Cristina lavora per noi da più di 10 anni. Ha cominciato come commessa. E quando è cominciata questa storia? 2 giorni fa. Non si sono mai sentite così spesso queste donne. Potremmo ipotizzare questo. Allora, la Di Nardo potrebbe essere stata l'amante di Altesi. La moglie ha scoperto tutto e la addormentava. Non è possibile che tutto questo si riduca a una storia di corna. Senta, ha mai sentito parlare di minacce? No, non saprei. A parte l'episodio della gioielleria di via Filangieri, ma questo è successo molto tempo fa e credo che ne siate al corrente, no? E a proposito, perché allora il signor Altese non ha sporto denuncia? Non saprei, ma posso capirlo. Che senso ha sporgere denuncia contro ignoti? Tante volte gli ignoti rimangono tali proprio perché la gente non sporge denuncia. Mi scusi. Prego. Sì. Dunque, Battiston, qui ci sono delle informazioni che meriterebbero delle domande un po' più mirate. Beh, il tipo non è di quelli che si sbottonano facilmente, ma ci proviamo, dottore, mi dica. Dunque, 2 settimane fa, Altese ha intestato una delle sue società alla Di Nardo, a nome Altese Oro SRL. Ah, interessante. Ecco, capitale sociale 150.000 euro. Ora succede che da 2 giorni le due signore si sentono assiduamente cellulare a cellulare. A telefonare sempre la moglie, a rispondere l'altra. Quasi mai il contrario. Proverò a far fruttare queste informazioni. Aspetta che te ne do un'altra di informazione prima che chiudi. Alle 8:45 di ieri mattina, Altese ha ricevuto al suo cellulare una telefonata da una cabina di via Grandi. Durata della telefonata 45 secondi circa. Allora sembra proprio che debba assentarmi io perché qualcosa si muova. Lo faccio sapere, dottore. Mi scusi, parliamo della valigetta. Lei non sa che cosa contenesse? No, ma ho predisposto un inventario, anche per il laboratorio, così, per scrupolo. Del resto, se Almando avesse preso qualche cosa me l'avrebbe sicuramente detto. E poi, quando avrebbe potuto farlo? Questa notte? Lei e il signor Altese eravate molto legati, eh? Beh, non facevamo vita comune oltre il lavoro, ma io lo stimavo molto e la cosa era reciproca. E la moglie? Ah, un ottimo braccio, come tutte le persone di cui si circondava. Ma la mente era lui. Senta, mi risulta che anche la signorina Di Nardo sia stato un ottimo braccio. Però io mi stavo chiedendo se la cosa potesse essere estesa anche a qualche altra parte del corpo, che so, cuore magari. Vuole sapere se erano amanti? Sì, lo erano stati. Come l'ho detto, la signorina Di Nardo ha cominciato a lavorare 10 anni fa con noi. Era una ragazza molto, molto bella. Beh, mi risulta che lo sia ancora adesso. È stata un'avventura ed è finita da un pezzo. E lei perché ne è così convinto? E lei perché sospetta il contrario? Perché ho un immaginario semplice. Ognuno regala quello che può. Magari un gioielliere regala le gioiellerie. Arrivederci. Arrivederci. D'accordo, no, hai fatto benissimo. Sì. Pettanello l'ha convocato per domattina. E io che ne so? No, niente. È mio padre. D'accordo, Walter, ci vediamo domattina. Ciao. È Massimo che mi ha fatto entrare, di ieri, Io ho promesso che in 24 ore avrei fatto tutto quanto, e invece guarda tu come sto in ritardo. È che non è più lo smalto di una volta, bello mio. Massimo dov'è? È a fare la spesa. Ha detto che sei stufato di digiunare per colpa tua. Intanto siamo sposati da 4 anni e non ha perso un chilo. Vabbè, almeno poteva dirmelo che andava a fare la spesa lui al supermercato, così evitavo di fare una fila di mezz'ora.
Che fai, ti fermi a cena? Certo, mi fa la carbonara, eh? Buona. Allora sgombra il tavolo, qui ti apparecchiamo, dai. No, aspetta, dai. È quasi fatto, mi manca poco, su. Papà, lo conosco il tuo poco. Ogni foto che devi piazzare è un ragionamento filosofico. Un album è un racconto. E se no, che serve? Vabbè, dai, allora metti questa, su. Non comincio a confondermi le idee. Quelle vanno dopo. Vabbè, piazza questa. Buona, non mescolarle. Qui ci stanno quelle che ho già scartato. E piantala, su, piantala. Se me li scombini, io poi devo cominciare tutto da capo. Un'altra volta. Oh, papà, ma io questa la conosco. Eh? È pieno di gente di Bagnoli. No, no, io questa la conosco perché l'ho arrestata più di 2 anni fa. Ah. Questi ce li ho per butto una pettinella. Ecco pure i panini. Se sono altre informative ti voglio bene, incendiale, giuro che poi ti ripago io. Credo di non poter accettare. Ah, scusa, pensavo fossi Donati, dimmi. Ramaglia non c'è? No, è di pattuglia, Spanò di pattuglia, De Pasquale di pattuglia e Carbone di pattuglia. Mi sa che se ti serve qualcosa dall'ufficio ti devi accontentare di me. Allora, la vedi questa? Si chiama Luisa Marinoni, tassista di professione e spacciatrice per hobby. E sono stata dietro un sacco di tempo prima di riuscire a beccarla. Le hanno dato 6 anni, però queste risalgono a pochi giorni fa. E come mai? E come mai? Se mi aiuti a scoprirlo, intercedo per te presso Ramaglia. E ti porto pure a fare un giro sulla volante, però di nascosto, eh? Che? So già la barzelletta del commissariato. No, Francesco, è che sei arrivato in un momentaccio. Un momentaccio? E gli altri? Gli altri chi sono? No, ma gli altri non contano. Quello che mi interessa è questo qua, vedi? Dovresti riuscire ad identificarlo. Va bene. Certo che ci sa fare il tuo informatore con la macchina fotografica. Non è il mio informatore, è mio padre. È un piccolo laboratorio di foto. Ma che ne sappiamo che li frequenta? Beh, no, ci sono le foto, eh? Ho capito, ma una foto non fa frequenza. Ispettore, fino a prova contraria, lei per noi ha chiesto un permesso per la comunione del figlio. Per noi è innocente. Giulia, quella ha spacciato di tutto, pure ragazzini come suo figlio. Per cui... Per cui... Vabbè, ho capito, sto zitta. Tanto, quando siamo 300 contro 1, sono sempre uno. Alfio... C'è un problema. Uno solo, dottoressa? Il mio telefono è impazzito. Se digito un interno mi dà la linea esterna e perciò non so... Vabbè, te lo spiego dopo, Scusa. Ciao, le intercettazioni danno i primi risultati. Sei carino, ti sei rimesso a nuovo. Solito. Ma chi ha fatto la mossa sbagliata, la moglie o l'amante? Ma io non so se è l'amante. So che la prima a chiamare è stata Cristina Di Nardo. Ha telefonato una decina di minuti fa. Ho già riversato la telefonata sul nastro. Trovi tutto nel mio ufficio. Che fai, te ne vai? Sì, vado via perché vado a fare un po' di spesa. Ho Cosmin a cena stasera. Ma quando un bel ferro da calza lì nel tuo ufficio? Che gli vogliamo far mancare un golfetto fatto a mano dalla dottoressa a quella povera creatura? Guarda. Dice, anche tu vuoi provare l'emozione dell'adozione? Gio? Sai che ti dico, se mi chiama zia, uno di quei golfetti glielo regalo. Buongiorno, come va? Bene, non la disturbo, vero? Tanto non è per lavoro, è una visita di cortesia. No, è che non è un momento felice. La collega mi ha detto che c'è stata una telefonata importante. Non durerà una vita, è pur sempre una telefonata, no? No, ma noi perdiamo tempo, non tanto con i fatti, ma con le loro conseguenze, capito? Beh, io mi domandavo se si era fermato alla massima che gli ho indicato o se ne ha lette altre. Per quanto uno viva ritirato, diventa, quando meno se lo aspetta, creditore o debitore. Vede che oltre a averle lette ho cercato anche di dare una risposta. Se non fossi tornata? Me la sarei tenuta per me. Bene, mi scusi ma non posso più dedicarle altro tempo, eh. Peccato, mi sarebbe piaciuto invitarla a cena fuori stasera. Mi ha fatto tanto piacere rivederla. Si prenda cura di sé, mi raccomando.
è stata la prima volta che ci hai sentiti discutere. Le cose assumono un altro aspetto adesso. Ma che cosa credi? Che l'abbia ammazzato io? No, ma credo che tu sappia perché è morto in quel modo. Non ti rendi nemmeno conto, guarda, del male che mi stai facendo. No, sei tu che non ti rendi conto. Io voglio capire che cosa mi nascondi. Smettila, ma che cosa vuoi che ti nasconda? Quanti gioiellieri conosci a Napoli che hanno la stessa vita facile che ha avuto Armando? Da quando la polizia me l'ha fatto notare, non penso ad altro. C'è il tribunale, c'è da portare avanti tutto quello che Armando aveva cominciato. Tu a questo devi pensare. Io non lo so se voglio andare avanti. Ma così lo ammazzi un'altra volta? Non mi importa. Se è come penso, non mi importa neanche che sia morto. Sei tu la vedova. Piangilo tu. Niente male, direi. E allora Paternò ha chiesto un altro incontro con Pietro domani mattina. Altra notte a tre in archivio, allora. Senti qua, De Luca. Io archivio, camerata, per me è la stessa cosa. Questa storia mi ha tolto quel poco di sonno che mi era rimasto. Che cos'è quella cosa là? Regalo di Pettenella, Cristina Di Nardo e Livia Altese. E che dicono? Tanta di quella roba che fai prima a sentirlo da te. Senti, Walter, per quella faccenda del tribunale me ne occupo io. Tu prova a riconvocarle per domani. Anzi, forse è meglio tenerle d'occhio ancora un po'. Vabbè, facciamo una cosa, sentiamo prima che ne pensa Pettenella, va bene? Se dovessero fare altre telefonate, sai dove trovarmi. A domani. Va bene. Prima si rendono utili, poi diventano indispensabili. Poi quando tu non sai muovere più un passo senza di loro, aumentano di velocità e ti lasciano indietro come un coglione. Sto parlando delle donne intelligenti tipo la De Luca, tutto qua. Ma perché mi dici questo, Sac? Veramente non lo sto dicendo a te, lo dico a me stesso, quando ne trovo una così. Una piccola ripetizione che faccio fra me e me. Ciao, fammi lavorare. Sarà un piacere. Quanti gioiellieri conosci a Napoli che hanno la stessa vita facile che ha avuto Armando? La scheda con cui hanno chiamato Altese dalla cabina un quarto d'ora prima di morire ha girato praticamente tutta l'Italia. Milano, Firenze, Roma, Napoli ovviamente. E non c'è telefonata che non sia stata fatta ad un albergo. Si è fatta dare le liste degli ospiti? Se ne stanno occupando quelli delle volanti. L'investigativa stamattina è deserta. Ho pensato di mandare una spedizione alla gioielleria di Piazza San Giacomo. Ma è certo che sia stata una buona mossa? O la direttrice ci ha mentito sull'inventario, oppure il gioielliere ha messo nella sua valigetta qualcosa che ha preso da un nascondiglio sconosciuto anche alla direttrice stessa. Sì, ma è il momento ad essere sbagliato. La Di Nardo è piena di dubbi. Sta rileggendo tutte le cose alla luce di un sospetto. Fa il nostro lavoro, insomma. Allora, quando sbotterà, farà il nostro comodo. Ci sarà utile, ha capito? Sì, ma tra le due è quella che sa meno. Allora perché non chiedere alla moglie il motivo per cui ha litigato con Altese il giorno prima di morire? Perché non ce lo direbbe. La voglio far cuocere ancora un po' a fuoco lento nel suo brodo. E si fidi una buona volta, no? E le volte non mi riesce proprio. Scoperto sul tribunale? Niente di niente. Sì, comunque, qualunque cosa sia, non può essere qualcosa di lusco. E come fa a dirlo? Quanti gioiellieri conosci a Napoli che hanno la stessa vita facile che ha avuto Armando? Da quando la polizia me l'ha fatto notare, non penso ad altro. C'è il tribunale, c'è da portare avanti tutto quello che Armando aveva cominciato. Tu a questo devi pensare. Capito? La moglie di Altese usa il tribunale per distogliere la Di Nardo dai suoi sospetti. Sa quando è che non mi sopporto proprio? Quando scopro di avere gli orizzonti limitati. Dove sta andando? Ma chi l'ha detto che il tribunale di cui parlano deve essere per forza quello penale? Chi? Chi l'ha detto? L'ha detto lei, l'ha detto. Fa tutto lei, benedetta figliuola.
situazione sicura? Allora, sia per i nostri colloqui che per la sua famiglia abbiamo scelto i luoghi con molta attenzione. I luoghi li fanno le persone, dottore. E comunque io anche su questo ho chiesto garanzie. E anche su questo può stare tranquillo. Non do la mia parola a caso. Adesso vorrete riscuotere, immagino. Questi erano i patti, paternò. Quello che dovete fare, ispettore, è leggere tutto quello che vi dirò a partire da una data, quella della morte di Calogero Conte. D'accordo. Ma allora, se questo Calogero Conte non era un pesce così grosso come sembrava, beh, paternò, allora voi ci dovete dire... Calogero fungeva da paravento. E un paravento ha più o meno valore a seconda di quello che nasconde. Chi non ne ha tenuto conto e ha sottovalutato la sua morte ha pagato o finirà per pagare. Questo parlare per allusioni prima o poi ci dovrà portare da qualche parte, no? Senta, mi dispiace per il disordine, può rimettere a posto. Grazie. Beh, va. Lavanderie, quella è la prima tappa. Uomini rispettabili, con calzini intonati alla cravatta, che si sono presi la briga di prendere i nostri soldi e restituirceli lavati e stirati. Scusi, eh? I nomi, paternò, i nomi. Fotografie Giobagnoli. In gamba, vero? Pare che possiamo mettere sotto controllo sia il telefono della Di Nardo che quello della moglie del gioielliere, eh? Ho parlato con Pietro. È stato un bel gesto, eh? Bravo. Vabbè, quello perché Pietro vede tutto come grondante di umanità. Probabilmente per lui ieri era un bastardo e oggi un bastardo pentito. Mentre invece cerco solo di fare il mio mestiere bene, quello per cui mi pagano benino, però. No, è stato un bel gesto, Giorgio. Vabbè. Oh, a proposito del tuo mestiere, invece, questo è il bossolo del proiettile che Maria ha estratto dal cadavere e questo è il bossolo che abbiamo trovato in archivio che apparteneva alla pistola di Altese. Guarda qui. Beh, ma coincidono, sono identici. Sono identici perché la pistola che ha ammazzato Altese è la pistola di Altese. Un comodo. Ho camminato tutta la mattina, da sola, e non ho incontrato nessuno che mi conosca e che possa confermarlo. Signora, lei capisce che un'affermazione come questa, in un momento simile... Uscendo da casa, io non avevo idea che oggi avrei dovuto fornirvi un alibi. Dove teneva la pistola suo marito? Quando non la portava con sé, la teneva lì nel cassetto. Insieme alle mie chiavi della cassaforte. Ed oltre al signor Altese, chi ce l'aveva le chiavi di quel cassetto? Io, come vede. E poi la moglie. Ha le chiavi di tutto. Come me, del resto. Armando voleva così. Veniva spesso qua la signora Altese? No, non ci vado spesso. Ma sono stata lì l'altro ieri sera. E quindi avrei potuto benissimo impossessarmi della pistola. Suo marito ieri mattina ha chiesto alla Di Nardo una copia delle chiavi della cassaforte. Come mai? Non ne ho idea. Ma a casa le sue non le ho trovate da nessuna parte. A me non ha detto di averle perdute. Mi ha semplicemente detto che non aveva le sue. E quando Altese ha aperto il cassetto per prendere le chiavi, lei dov'era? Qua, dove sono adesso. Quindi, se avesse preso anche la pistola, oltre le chiavi, lei se ne sarebbe accorta. Sì, immagino di sì. Ma io non lo so se c'era. Senta, l'ultima volta che ha guardato dentro il cassetto, la pistola c'era o no? No, non credo. È stato l'altro ieri sera, dopo aver chiuso la cassaforte, per rimettere a posto le chiavi. Tolga una curiosità, signorina. Perché lei, dopo aver sentito gli spari, non è accorsa subito?
Non pensavo che potesse trattarsi di Armando. Di solito, quando passava per andare via subito, non parcheggiava mai. Lasciava la macchina qua davanti. Magari non pensava di dover andare via subito. Non lo so. Con me si comportava come se avesse fretta. Per questo ho immaginato che fosse salito in macchina e corso via subito. Un'altra cosa. Quanto tempo è passato dall'uscita di Altese agli spari? Una decina di minuti, direi. Com'era suo marito quando vi siete salutati? Non ci siamo salutati. Io sono uscita di casa all'alba e Armando dormiva ancora. Come sono i rapporti fra lei e i collaboratori di suo marito, signora? Ottimi. Anche con la signorina Di Nardo? Anche con la signorina Di Nardo, sì. No, perché lei era al corrente, vero, del fatto che suo marito le aveva interessato? Ero al corrente. Se cercate un movente a mio carico, il denaro è quello sbagliato. Ne ho sempre avuto molto, con o senza Armando. E la gelosia, secondo lei, è un buon movente? Ultimamente non sono stata bene. Un atteggiamento premuroso, direi. Questo prospetto si riferisce alle chiamate in entrata sul suo cellulare. Quelle segnate in rosso sono quelle della signora Altese. Se considera che il prospetto è riferito soltanto agli ultimi due giorni. Ha ragione. È un atteggiamento premuroso. Signorina Di Nardo, mi dica la verità sui suoi rapporti con Altese. Era la persona più cara che avevo. Parecchio cara, direi, per intestarle una delle sue attività. Le cose una volta raccontate si sporcano. Diventano uguali a quello a cui magari assomigliano e basta. Vabbè, lei mi costringe ad essere diretto. Lei e il signor Altese eravate amanti? No. Senso che abbiamo mandato voi, ispettore. Beh, paterno, io sono contento che la barriera che voi disegnavate con le mani tra voi e noi non ci sia più. Prima bisogna scendere a patti, stabilire le regole. No, tra noi non è possibile nessun patto, paterno, tranne quello del rispetto reciproco. Quello che so è che se il più inutile degli abitanti di questa specie di mondo in cui mi avete rinchiuso venisse a sapere quello che sta succedendo qua dentro, avrebbe di che arricchirsi e io sarei morto. Le garantisco che le precauzioni prese sono... La prudenza non è una scienza esatta, dottore, e comunque non è per me che ho paura. Ho due figli che hanno figli a loro volta e una moglie. È per loro che ho deciso di parlare. Sì, ma perché ora? Perché è morto Calogero Conte. E quello che il suo omicidio comporterà fra breve. Il cambiamento di certe condizioni, mi pare evidente. Sì, però... Padre, no, il rapporto che c'era tra voi e Calogero Conte e la vita stessa che conduceva non vi danno ragione. Che cosa state cercando di dire, ispettore? Sto cercando di dire che l'uccisione di un boss di medio calibro non può condizionare un territorio. Se basi di portati a casa, la verità, io che pensavo. Oppure Calogero Conte non era una mente. Era il braccio di una mente. Difficile da eliminare. Avete parlato di reciproco rispetto. E allora è necessario che a un mio dare ne corrisponda per quello che vi compete uno vostro. Avanti, sentiamo. La mia famiglia deve essere allontanata da Cinisi e inserita in un programma di protezione. Vabbè, valuteremo la richiesta a partire dai rischi effettivi, eh? Allora io, dottore, da parte mia valuterò se il silenzio non sia ciò che più mi si addice e che più mi conviene. Paternò, quello che più vi conviene, paternò, è cominciare a dare un segno tangibile della vostra collaborazione. Voi ditemi come vi siete organizzati e io vi darò il mio segno tangibile. Guardia! Ah,
Salve, come va? Bene, grazie. Il commissario Pettinella c'è? Ha fatto botte in commissariato per un'indagine. Stamattina volevo fare un salto a casa, ma testimoni da sentire, riunione. Alla fine ci è riuscito soltanto adesso. Ma secondo me il tempo di una doccia è... Alfio, la signorina ha fatto una domanda. Non dai chissà la biografia del commissario Pettinella? No, perché lei è molto gentile. Dove posso aspettarlo? Ma guardi, dove vuole. Posso prendere un caffè? Prego. Aveva un appuntamento? Non gliel'ho chiesto. E chi ti ha detto che Pettinella abbia voglia di perdere tempo con lei? Guarda che la conosciamo. So benissimo chi è. E che questo non è un bar. Lo si è persa la misura. È per questo che sta andando tutto a rotoli. No, qua sta andando tutto a rotoli perché qualcuno ha fatto di tutto per rovinare questo commissariato. Alfio, ne abbiamo già parlato. Peggio per te. Se non hai nemmeno più voglia di ascoltare gli amici, allora stai proprio messo male. Alfio, basta così. Antonio. Io sono nessuno. Ma mi fa rabbia, perché mi pare che tutti vi state a guardare l'ombelico invece di fare qualcosa per risolvere la situazione. Francesco è nel suo ufficio? Dovrebbe. Sai a che punto sta con quella ricerca? Non sapevo nemmeno che stesse facendo la ricerca. Visto? Io non posso non imparare dagli errori. Ma che succede? Che succede? È tutto uno schifo. E non mi dire che sia giusto, perché ormai non ci rido più. Scusa, mi dai il cambio 5 minuti? Ho bisogno di una boccata d'aria. Non sto dicendo che non dovevi occupartene, Silla. Dovevi condividere con gli altri, è diverso. Comunque ne parliamo un'altra volta. De Luca, vieni, vieni. Ciao, buongiorno. Prego. La Marinoni ha avuto un permesso di 72 ore perché potesse partecipare alla comunione del figlio. Ecco perché era fuori l'altro giorno. Ma se non gliene è mai fregato niente del figlio? Vabbè, può darsi che stando in carcere ha capito che le mancava. Oppure ha capito che se lo faceva mancare poteva ottenere dei bei permessi per fare nuovamente gli affari propri. Questa la vedo più probabile. Vabbè. Comunque, queste foto sono state scattate durante la cerimonia. E questo è quanto sono riuscito a trovare riguardo l'uomo che è con lei. Di Molo Vincenzo, spaccio, rapina. E brava la Marinoni. Ma quando glielo danno più un permesso, questa? Vabbè, se era per un saluto? Vabbè, comunque, un detenuto in permesso non può frequentare altri pregiudicati, quindi... Da una decina di metri. Uno è fuoriuscito, ha colpito la carrozzeria ed è caduto a terra. Eccolo qui. Beh, non è in buonissimo stato, però ne abbiamo un altro su cui lavorare. Speriamo che Mario ce lo consegni presto. Ha tutta l'aria di essere un agguato. La maglia, come sta la ragazza? Pare che il calmante stia facendo effetto. E ti ha raccontato qualcosa? Altese, così si chiama. Stamattina è arrivato prima del previsto, alle 9 in punto. Era con una valigetta, si è appartato, ha aperto la cassaforte e poi è uscito dalla gioielleria con la valigetta ben assicurata al polso. E che cosa conteneva? Questo non lo sappiamo. La ragazza dovrebbe fare un inventario, ma dice che le chiavi della cassaforte molto probabilmente ce l'ha lui addosso. C'è un sacco di cose interessanti addosso, la maglia, portafogli, cellulare, documenti. Però per il momento non sono disponibili, devo ancora repertarli. Aspettiamo. La moglie è stata rintracciata? Non ancora. È irreperibile al momento, loro hanno una gioielleria in un altro posto, lei non è ancora arrivata al negozio e il cellulare è spento. Armando Altese, 56 anni, incensurato. Proprietario di 2 gioiellerie in centro, una è in piazza San Giacomo dove è stato ammazzato e l'altra in via Filangeri. Ah, più il laboratorio di oreficeria in via Ferrante. Ha già subito un tentativo di rapina nel 97 e reagì sparando con un'arma regolarmente denunciata. Ha ferito gravemente uno dei 2 rapinatori. Il caso però è stato archiviato come legittima difesa. E il rapinatore che fine ha fatto? Attualmente detenuto in carcere ad Alessandria per spaccio di stupefacenti. Il suo compagno invece è morto per overdose nel 98. Brava De Luca, un razzo. A quell'epoca Altese aveva sempre questa valigetta legata al polso? No, però la dinamica fu completamente diversa. Non avvenne per strada, ma nel suo laboratorio. Piuttosto c'è un altro fatto curioso. Anni fa è stato fatto esplodere un laboratorio in via Falcone.
Da parte di chi? Non si è mai scoperto. È facile pensare a Racket. Se Altese dopo quell'episodio non dovesse più aver ricevuto minacce, significa due cose: o che pagava il pizzo, o che aveva trovato un modo per non pagarlo senza avere rotture di scatole. E la moglie? Ramaglia l'ha rintracciata, se ne sta occupando e la sta conducendo in obitorio. Tra un po' la porterà qui da noi. Degli spari, ma nessuno ha visto niente. Abbiamo un po' da divertirci qui. Da soli? No. Un bel Walter Battiston d'annata in questo momento di penuria con l'organico che abbiamo ci potrebbe sempre far comodo, no? Ma glielo dice lei? Ma perché tutti gli altri sono fuori uso? No, un'operazione di finissima strategia. Ho pensato fosse più opportuno che Guerra si occupasse di Paternò insieme a Sciacca. Sono contenta per Pietro. Spero che questo serva a rivedere un po' le cose. Calogero mi si è avvicinato e mi ha detto: a te non te l'ammazzano, a te l'hanno messa al sicuro. E infatti è come qua, amore mio, hai un gioiello in cassaforte. Eppure ha ragione, l'ho maledetto il giorno che t'hanno portato qua dentro, ma adesso non faccio altro che ripetermi che almeno sei vivo. Mezzo metro di cella e un'ora scarsa di cielo quando è il mio turno. Significa essere vivo. Le medicine le prendi? Se non fosse per te, avrei smesso da un pezzo. Non mi piace che disprezzi la vita. No, non è disprezzo. È che stando qua dentro ho avuto modo di pensare, di considerare che alla fine l'uomo non è che una figurina delle mani del Padre Eterno. Facciamo parte di un disegno. Io questo ho sempre pensato del potere. Che l'uomo è pittore e tutto il resto parte del suo quadro. E anche Calogero aveva la stessa convinzione. Ma ora ho capito. Non è che dipende da noi. Non ha più nessuno su cui contare, Pietro. Non si fida più manco dei suoi picciotti. I patti stabiliti sono saltati e c'è un nuovo disegno su cui lui non ci si ritrova. Ma non ci pensare a Calogero adesso. Ha paura, sta chiedendo protezione. A me adesso serve una dichiarazione di intenti. E invece non faccio altro. Io non solo perché è morto un uomo d'onore. Ma ci sono i suoi figli e i nostri, Carmelo. Non è la stessa cosa. Calogero ha lasciato in eredità la sua assenza ai suoi figli e i nostri, eccomi qua, ce l'hanno un padre? Ce l'hanno e lo pensano in continuazione, ma niente più come prima e nemmeno io, che non ho mai parlato così tanto. E si vede che non è quello il tuo modo. Forse, ma arriva sempre un momento in cui le parole diventano necessarie pure per uno che non l'ha mai usata. Ecco la tua dichiarazione di intenti. Figurati se non ti accontentava. Le sta dicendo a sua moglie che vuole parlare. Ti ricordi quando ti lamentavi che non ti facevo mai un complimento? Ma non è così che avrei voluto che cominciassi, Carmelo. No. Piglia di vantaggi di questo cambiamento.
Svegliati che ti dico che, nonostante il tempo, sei ancora una donna bellissima. Padre, no, abbiamo finito. Non mi fa stare in pensiero, mi raccomando. Pensi che mi lasceranno tornare ancora? Salvador, preparati, faremo nottata. Fortunatamente io soffro di insonnia. Avverto subito Menale. Antò, ho capito. Sì, grazie. La moglie di Altese non viene. Si è sentita male in obitorio. Tamaglia dice che è una messa in scena, ma ormai quello non si fida più di niente e di nessuno. Oddio, ha i suoi buoni motivi. Indovina che cosa ho qua? Non lo voglio sapere. C'è qualcosa che non mi torna. Altese è uscito dal negozio con una valigetta probabilmente piena di gioielli. E dopo un po' la commessa che fa? Ma la Di Nardo non è una commessa, ma è la direttrice del negozio. E c'è una bella differenza. Di rapporti, di mansioni, di stipendio. Allora, lui esce. Lei sente gli spari. E anziché correre fuori per vedere quello che è successo, chiude la porta, inserisce l'allarme e tira giù mezza saracinesca. Appunto. Forse una commessa non l'avrebbe fatto, ma una direttrice di un negozio ha una responsabilità tale. Da impedirle di agire distinto. Se uno ha il compito di proteggere un bene, lo fa a qualsiasi costo. È probabile che invece di essere istintiva è stata razionale. Pensa se anche noi agissimo solo distinto. Vabbè, se qualcosa ti tocca da vicino è difficile distinguere anche se fai il poliziotto. Questa cosa l'avrebbe potuta dire tranquillamente De Predis. Diamo un'occhiata da Bulati, va che è meglio. Quanta roba, eh? Allora... Ufficio, ufficio, casa, laboratorio, sì. Laboratorio. Sì, dottore, qua. Va bene. Ti vuole Pettinella, è arrivata la Di Nardo. Bene. Va un po' meglio. Insomma, mi sento in colpa. Se non avessi perso tempo a chiudere quello stupido negozio, forse l'avrei visti in faccia. Mi dispiace. La signorina ci ha fornito il risultato dell'inventario. Dalla cassaforte della gioielleria di Piazza San Giacomo, Altese non ha portato via nulla. E allora come mai ha aperto la cassaforte? Non lo so. Ma mi scusi, signorina, come fa a essere sicura che Altese abbia aperto la cassaforte? Voglio dire, lei non l'ha visto mentre lo faceva. E allora come fa? Perché ha preso le mie chiavi. Altrimenti perché avrebbe dovuto farlo? Come le sue chiavi, scusi? Evidentemente non aveva con sé la sua copia. Ho capito, ma gliel'avrebbe restituite, no? Si sarà dimenticato. E io...